Buonasera, benvenuti, benvenuti a Notte Gol. Siamo nuovamente insieme, quindi ancora un lunedì, purtroppo uno di quei lunedì in cui dobbiamo, segnalare, commentare e argomentare l'ennesima sconfitta casalinga della Ternana, la quarta davanti al pubblico amico, l'ottava su 13 partite disputate. Insomma, sono numeri davvero molto 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 eloquenti su quella che è la situazione in casa della Ternana. Preoccupante soprattutto, come dicevamo ieri sera, questa situazione di lasciare un po' i primi tempi, ieri forse anche i primi 15-20 minuti del secondo tempo, agli avversari senza colpo ferire, senza subire passivamente, insomma, quelle che sono le manovre degli avversari, ritmi bassi, quello che non dovevi fare praticamente ieri con la Virtus Entella. Cercheremo di analizzare questa sconfitta insieme a dei colleghi. E Massimo Laureti, grazie per essere con noi. E Fabrizio De Santis, un gradito ritorno, un collega che da parecchio non ci vedevamo, ci siamo sentiti in settimana. Ha detto: ma perché non vieni? Va bene, è stato. Io sono contento di averlo come ospite. Lui immagino è fra amici, penso che anche lui sia contento di essere con noi. E grazie a Luca Giovannetti. Buonasera a tutti. Eccolo qua. Allora, in regia c'è Alberto Francioli. Volevo dire che nel corso del programma, oltre a vedere la sintesi, oltre a vedere un paio di azioni moviolate, ci chiariremo un po' se era o no fuori gioco. Diciamo subito che non era fuori gioco, però abbiamo un fermo immagine, ci possiamo togliere la curiosità. Avremo anche un collegamento telefonico intorno fra un'oretta circa, perché sinceramente nel calcio dilettantistico credo che stia diventando sia degno di essere considerato, no? Riccardo Zampagna, allenatore dell'Assisi, 5 partite, 5 vittorie, 15 punti, 0 gol subiti, ha segnato poco, contrariamente a quelle che erano le sue attitudini, però non ha preso gol, insomma. Un ronio di marcia interessantissimo questo di Riccardo. Invidiabile, direi. E ieri ha battuto l'Orvietana. La prima in classifica, quindi insomma. Ormai ha innestato il pilota automatico. Ma vince 1-0. Anche Cormacchi fece un campionato. Vincendo, inanellando anche in quel caso una serie di vittorie consecutive. Ed era la prima esperienza, se non sbaglio. Sì, era la prima esperienza. Quindi insomma, il DNA è sicuramente quello vincente. Quindi lo chiamiamo e parliamo un attimino anche di questa sua avventura nelle file dell'Assisi, ma naturalmente con l'obiettivo anche di capire lui, con la sua esperienza, se riesce a farci capire il perché di questi primi incolori così, di questi primi tempi così incolori da parte della Ternana. Allora andiamo subito a commentare la giornata, la 13ª giornata, che ha riportato praticamente la Ternana in piena zona play-out. Se la regia con Alberto Francioli ci fa vedere la pagina elettronica, noi andiamo a commentare quella che è stata questa giornata. Qual è stato, secondo Massimo, insomma, l'esito, il commento che possiamo fare a questa giornata in generale? Poi magari con gli altri nostri colleghi cercheremo di analizzare altre situazioni. Ma io prendo spunto da un fondo che ha scritto Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, in cui, al di là dei risultati, lui fa una considerazione che io mi sento di condividere in pieno. Negli anni passati ci sono state squadre delle quali ti ricordi quello che hanno fatto, no? Il Pescara di Zeman, che giocava benissimo, faceva un sacco di gol, Sassuolo di Francesco e via dicendo. Quest'anno lo stesso Verona. Verona e Mandorlini. Allora, esatto. Quest'anno, cioè c'è il Crotone che gioca un calcio discreto, il Cagliari. E poi pensano al risultato e basta. Cioè il Cagliari non gioca bene. Cagliari però c'è un sacco di giocatori che ti fanno gol e quindi fanno la differenza. Il Cesena, che io pensavo potesse essere una squadra importante anche dal punto di vista tattico e di qualità di manovra, invece vedo che stenta molto. Il Bari, che gioca male, vince, per cui non si capisce che campionato è. Forse da qui questo equilibrio sempre più consistente, no? tra le tante squadre. A livello di risultati, devo dire che il Trapani perde a Brescia, ci sta, insomma, Trapani aveva imboccato
una brutta china, poi si è risollevato la settimana scorsa, ma insomma. Brescia, a parte la sconfitta di Novara, ottavo risultato utile consecutivo. Capito. Diciamo 8 risultati utili in 9 partite. Allora diciamo che può avermi sorpreso la sconfitta del Novara, anche se le grandi serie positive prima o poi sono destinate a essere interrotte, hanno preso un gol nel finale di partita, è saltata la serie positiva. Preoccupano le sconfitte della Ternana ovviamente, ma anche del Perugia, perché in superiorità numerica non è riuscita nemmeno a fare solletico all'Ascoli, e quindi si comincia a parlare di allenatori a rischio. Io una domanda che ho fatto a Breda, ma a Bisoli gli fanno la stessa domanda, così come la fanno a Panucci a Livorno, che è una squadra importante, ma che dopo l'exploit ternano mi pare che non abbia fatto granché. Quindi credo sia ancora un campionato tutto da scoprire, un campionato che dà chance, concede chance ancora praticamente a tutti, proprio perché c'è questa alternanza di risultati che in qualche modo stupisce. Lo stesso Entella, che in trasferta non aveva segnato mai, è vero che la Ternana insomma ci ha messo del suo, però in trasferta aveva fatto pochissimi gol. Due gol aveva fatti. Sì, due. In una partita aveva perso 4-2, cioè, quindi erano del tutto inutili. Veniva tre pareggi, 0-0, viene a Terni, fa due gol nel primo tempo. Poi magari va in casa, prende due gol dal Como e recupera così nel finale di partita. Quindi c'è questa alternanza di risultati che mi porta a dire che ormai non mi stupisco più di niente. Ogni settimana può succedere di tutto, anche che il Pescara perde in casa con la Ternana, poi va comodi, ne fa due e finisce la storia. Oddio, qualche costante c'è però. La Ternana catastrofica in casa, ad esempio, il Modena che, pur avendo dei limiti evidenti, in casa fa risultato. Sì, io ho visto un bel pezzo di partita del Modena quando poi ho rigirato il canale e sono andato a vedere il risultato, sono rimasto sorpreso che avevo vinto 1-0. Sì, non è stata una partita equilibrata. Non l'avevo tirato mai in porta, insomma. Però insomma vince. Sembra che il Pescara contro il Como abbia un po' stentato. Il Como ha avuto un sacco di occasioni da gol, però non è riuscito. Vorrei stentare anch'io come stenta il Pescara, però. Insomma, sì, cioè, se stenta vincono 2-0. C'ha dei giocatori che per la categoria. Quindi, non so che campionato. Onestamente faccio fatica. Beh, l'unica certezza è il Cagliari. Sì, ma quello è fuori classifica. Allora, vogliamo parlare dello Spezia? Infatti, stavo per lanciare questo. Tra gli allenatori, a proposito di allenatori in bilico, c'è anche Bielica. Perché è così. Io non so se Bielica è bravo, è indecifrabile, male, diciamo, questi 2-3 anni. So che hanno fatto sempre squadre per vincere il campionato. Spendendo tantissimo, poi. E non hanno vinto mai. Se giochi contro una grande come il Cagliari in casa, non puoi prendere 3 gol. E invece l'ha presi, anche se 2 l'ha presi proprio nel finale di partita. Però anche lì le occasioni da gol ce l'ho del Cagliari. Sì. Non... Quindi, no. Per Fabrizio che tipo di campionato è? Sono d'accordo con Massimo, è uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni. Non c'è, a parte il Cagliari, che comunque sono d'accordo anch'io, insomma, non è che abbia fatto a livello di qualità di gioco prestazioni strabilianti, però quando hai davanti gente come Sau, come Melchiorri, ieri se non sbaglio ha fatto 3 gol appunto. Cioè, alla fine insomma la palla la butti dentro e i punti li porti a casa, quindi un campionato equilibrato, un campionato nel quale paradossalmente anche questa altalena dei risultati della Ternana lascia ancora, se la vediamo dal punto di vista dei punti e dell'assemblamento di squadre a metà classifica, ampi margini di miglioramento e soprattutto di speranza nel poter uscire da questo momento. Ma si limita qui poi la considerazione, perché quando vai ad analizzare le prestazioni soprattutto casalinghe, tu prima snocciolavi il ruolino di marcia delle ultime prestazioni in casa della Ternana, ci aggiungerei che se non sbaglio sono 14 le sconfitte della Ternana in casa tra lo scorso anno e questo 14 sconfitte in 28 gare, una su due. Cioè, io penso che sia un record. Io penso che sia un record. È finito i tempi. A ogni tanto qualche record. Quindi, e questo secondo me, ieri ascoltavo l'intervista che hai mandato con il capitano, con Vidale, lui parlava di ansia, parlava di problema psicologico, parlava di una situazione che
condizionerebbe la squadra a Liberati. Spero che non sia questo, se no devo smettere di giocare al calcio. Anche perché, a Subuteo, perché se guardiamo, la rosa della Ternana, la Ternana ha giocatori di qualità, la Ternana ha giocatori che anche di esperienza. È vero che si abbassarono notevolmente l'età anagrafica, ma voglio dire, l'ossatura della squadra, Mazzoni, Gonzales, Vitale, Coppola. Il capitano, Coppola, purtroppo sta mancando Signorelli, perché sicuramente è una delle delusioni più grandi di questo inizio di campionato, non è stato fortunatissimo, purtroppo credo che sia arrivato con una condizione fisica che ha avuto anche problemi fisici, ecco, non è certa, poi ha avuto l'infortunio nel derby, quindi, però voglio dire, la squadra è fatta di gente che di campionati ce l'ha sulle spalle anche a livello di cadetteria, quindi io questo problema psicologico, poi voglio dire, sono i 3.000, i 4.000 tifosissimi ancora ultra tifosi della Ternana che vanno allo stadio e che sostengono dal primo all'ultimo minuto la squadra a condizionare la formazione di Breda a livello psicologico. Ne parlavamo prima, tre partite spente, cioè la partita con l'Avellino prima ancora che la partita di ieri con l'Entella, pronti via dopo 50 secondi, dicevamo con Massimo, l'Avellino si è trovato a tu per tu col portiere, se non ci pensa Vitale a fare una chiusura e deviare la palla in calcio d'angolo, l'Avellino va in gol e poi dopo 10 minuti ha segnato, dopo 3 minuti, scusami, quindi c'è qualcosa che non va quando la squadra entra in campo a Liberati, però ripeto, mi rifiuto di credere, perché se no a questo punto l'allenatore, cioè serve uno psicologo, diciamo, l'unica da fare è da capire qual è questo male oscuro che attanaglia la Ternana, perché poi se non capisci qual è il male non riesci a trovare nemmeno la cura per poter intervenire. Il fatto che questa situazione si reiteri anche quest'anno, qualche sospetto in più me lo fa venire, perché insomma, ripeto, 14 sconfitte in 28 partite, qualche spirito maligno che non lo so, Liberati, senza lo so. Poi magari apriremo una parentesi societaria di chi sono magari le responsabilità di questa situazione, però voglio dire, detto che la società sicuramente anche quest'anno ha sbagliato, è partita in ritardo, però mi sembra che da quando Simone Longarini ci ha messo la faccia, è diventato amministratore unico, mi sembra che sia abbastanza presente anche in settimana, se non sbaglio anche la settimana scorsa, mercoledì, negli ultimi due mercoledì ha incontrato la squadra al Garden, ecco, appunto, quindi voglio dire, oggi la società mi sembra che sia abbastanza presente, quindi cosa manca a questa squadra, punto di domanda. Luca, si è fatto prima però di sentire Luca sul male oscuro che affligge la Ternana, volevo fare una considerazione su quel centravanti dell'Avellino, due gol e un assist, Mokolu. Eh sì, è un giocatore molto interessante, grande struttura. Lo sono trovato così per strada, voglio dire, è una cosa. Grande struttura fisica. Ieri era salvato la panchina a Tesser. Sì, ma poi loro puntavano molto su Castaldo, come tutti, no? Cioè l'attaccante del centravanti più forte del campionato, più o meno, per esperienza, per qualità, ti viene a mancare Castaldo, viene fuori sto giovanotto che c'è una gran salute. Dice che fa la vita sregolata, dicono. Meno male, voglio dire. In campo però, c'è anche Trotta che ogni volta che entra la butta dentro, insomma, anche loro davanti. Tra l'altro in queste ultime due gare, quella di sabato e quella precedente che hanno perso a Crotone, Trotta non c'era, quindi mancavano sia Trotta sia Castaldo. Mokolu a Crotone non ha inciso, ma ieri è stato determinante in questa vittoria casalinga che ha rinsaldato la panchina di Tesser. È sicuramente un giocatore interessante, grandi mezzi fisici, tecnicamente può crescere, questo è fuori di dubbio, però insomma, se nel frattempo segna ha tempo di crescere con tutta la calma possibile. E l'Avellino ha pescato in questa colonia belga, c'è anche il trequartista Bastien, ha fatto una scelta precisa appoggiandosi a un determinato tipo di a un determinato gruppo di operatori e di osservatori, e devo dire che ha azzeccato quasi tutti i colpi in ottica mercato per quanto riguarda appunto questa colonia belga. E certo Mokolu in questo momento è fondamentale, in un momento in cui davanti mancano Castaldo e Trotta sta tirando fuori le castagne dal fuoco e ripeto, sta rinsaldando la panchina di Tesser. È un Avellino che comunque ha un rendimento altalenante, come credo di poter dire, 16 o 17 squadre su 22. La continuità è di poche squadre, allora, patrimonio di poche squadre. È un campionato equilibrato, ma è un campionato brutto, dove le squadre giocano prevalentemente male.
perché io ricordo, e questo è veramente un altro record, delle squadre che ho visto quest'anno, l'unica che mi ha lasciato una sensazione positiva Novara, con Novara. Tutto il resto non me li ricordo nemmeno. Quindi è un campionato brutto, e dentro un campionato brutto, se tu ti sistemi un po', puoi fare qualsiasi cosa, perché questa è la realtà. Però è chiaro, se continui a perdere, se non ti muovi, però è un campionato brutto dove la qualità del gioco è abbastanza livellata in basso, sereno, salvo rare eccezioni. Però questo tutti giocano di contropiede, rende ancora più allarmante il dato di una squadra come la Ternana che ha perso 8 partite su 13, certo, 4 su 7 in casa. Poi aggiungo anche, è un campionato brutto, tra virgolette, ma ostico, perché non ci sono, e non ce n'è nemmeno una, squadre Materasso. Lo stesso Como, a mio avviso, che ha Scuffet, Madonna e Bagua, voglio dire, giocatori importanti, e ne dimentico qualcuno, Ganz, figlio d'arte. Sì, però Ganz, ragazzi, a giocare in primavera. Beh, però è sicuramente un giocatore promettente. Rientra. Ma l'ex trequartista dell'Avellino, che adesso mi sfugge, ex anche Latina. Cioè, il Como ha una statura di 6-7 giocatori importanti, e io non sono convintissimo che sia la più debole dell'otto. Quindi, ma io non so dirlo qual è la più debole. Tolto il Cagliari, non so dire né chi è la più forte, né qual era la squadra più in teoria la più forte dopo il Cagliari sarebbe il Cesena, però vediamo. Ieri sera, per esempio, il Bari ha vinto bene a Cesena. Ha vinto bene a Cesena, certo. Quindi, una bella partita pure ha fatto una squadra. Diciamo che è un campionato bruttino ma estremamente equilibrato. Senti, vediamo a noi, vediamoci un attimo la sigla. E no, la sigla, la sintesi. Sta flebbo di ottimismo. Sì. Vediamoci la sintesi, poi magari facciamo un po' qualche considerazione sulla partita di ieri. Il male oscuro lo lasciamo alla dopo, fine, per vedere un attimino quello che si può dire su questo approccio della partita non ottimale. Poi per la seconda volta consecutiva incomincia a essere un dato sicuramente molto. Tra l'altro l'Entella non vinceva in trasferta da marzo, quando vinse a Terni, e a distanza di l'Avellino hanno chiesto di farcene un altro paio. A distanza di 8 mesi è tornato a vincere in trasferta proprio a Terni. Certo, sì. Anche l'Avellino erano parecchie partite, sembra vero, vinceva in trasferta. Mi sembra anche l'Avellino un anno. Comunque, analizziamo questa partita. Insomma, possiamo dire sì, possiamo dire che la Ternana ha giocato gli ultimi 20 minuti. Possiamo dire che l'unica palla che ha avuto Ceraulo per tirare in porta è stata questa? Lo possiamo dire? Sì. Allora, lo possiamo dire, Fabrizio? Ma sì, certo, è innegabile, voglio dire. Vabbè, diciamo pure che secondo me è una mezz'ora abbondante, 20 minuti mi sembra un po' riduttivo. Dal momento in cui è entrato Duganzic, dico una banalità. 25esimo. Dico una banalità, il calcio è fatto di episodi. Se Falletti segna, certo, la partita può cambiare. Certo. Cioè, voglio dire, questo è il problema. Magolo fa gol, Falletti no. Vabbè, qui ha fatto un miracolo il portiere, Massimo, perché no, io tutto sommato questo fa perdere la palla, ha tirato di collo pieno. Io credo che lo stop non gli sia riuscito al meglio, che la palla gli sia rimasta un po' indietro. Ma questo è il problema, questo è il problema, perché e lui ha tirato di sinistro, che non è qui Meccariello non può bucare l'intervento in quel modo, magari poi cercando un fischio dell'arbitro su un presunto fallo. Non è possibile, così come è un po' morbida anche la copertura di Vitale, però l'errore è quello è morbida. Sì, no, è chiaro, è evidente, non si aspettava il buco di Vitale. Palla scoperta che arriva dalla metà campo degli avversari. Non volevo gettare la croce addosso a Vitale, ci mancherebbe altro, è una conseguenza, chiaramente. E per poi non parlare di questo secondo gol, perché qui, vabbè, Ceccarelli, se non sbaglio, salta. Può andare a saltare Giannà su Ceccarelli. Giannà che poi, ragazzi, aveva commesso il fallo, quindi corre in aria per andare a prendere l'uomo, ma questa cosa allora, di Giannà rende 30 centimetri. Sì, avevamo 8 uomini in aria contro 4 avversari, abbiamo preso gol in 8 contro 4, se lo possiamo anche rivedere. È vero, qui però c'è una scelta di fondo di Breda che io non condivido, lo dico da un mese. Cioè, ma perché marcare a Zanna sulle palle, sui corner? Perché? Vabbè, lo fanno in tanti. Ma non in tutti però. No. Però non mi sembra una scelta che stia portando grossi risultati. No, in effetti no. Cioè, se marchi a uomo 8 contro 4 non lo prendi mai il gol, neanche se davanti c'hai 4 Ibrahimovic, cioè se sei in 8
quantomeno Ceccarelli non lo lasci solo. E poi di questi otto va a saltare di andare su Ceccarelli. Quello il problema, che tra l'altro quello chiama la palla sulla punizione di Sini. Io credo che quella non fosse la posizione di andare, perché dubito che di andare possa andare a saltare su una difesa zona all'interno dell'area piccola, perché insomma di andare è piccolino, quindi quando la prende la palla lì. Beh, però c'è proprio lui sull'uomo, eh? Sì, si stacca però, eh? A un certo, se guardi, poi la vediamo l'azione. A me, a me mi sembra che Ceccarelli lo sovrasti fisicamente alla grande, proprio perché di andare rimane fermo, rimane piantato a terra, quindi. Però lì c'è proprio, cioè, secondo me, perché di andare è ritardo indietro. Ma sono d'accordo con Luca, lì non puoi marcare a zona, lì devi metterci, fai rientrare una punta o comunque un centrocampista anche fisico. A parte che ieri di centrocampisti fisicamente prestanti non ce n'erano tanti, quindi. Però non un altro delle mie dell'anno è quello. Sì, ma campo poi il gol l'ha preso con l'attaccante che viene da dietro, che passa indisturbato tra i difensori e va a fare gol a un metro da. Vabbè, però l'attaccante si getta in spaccata, che gli fai? Cioè, non quale? Che poi. Masucci. Secondo? No, so, perché vediamo un attimo la dopo la vediamo. Un minimo di essere, Insomma. Credo che lì. Se erano in quattro, uno colpisce di testa. Questo lo scordi che è stato io, ma è l'attaccante, cioè Caputo e Masucci sono quelli che in linea di massima dovrebbero far gol, no? Certo. Quindi un minimo, un occhio. C'erano tutti, Pellizzer, che sì, Pellizzer, c'è Carelli che salta di testa, Caputo, Masucci, e credo il quarto fosse Troiano, erano in quattro in area. Tutti belli piazzati fisicamente, tranne certo. Masucci. Comunque, volevo dire, Lentella in trasferta non aveva mai segnato, quindi non è che all'improvviso sono diventati tutti fenomeni. No, segnato il gol quando ha perso 4-2 a Trapani, quindi ecco, gol in influenza. Anche se per me Caputo è uno dei migliori attaccanti del campionato. Un giocatore che piace molto, però rodato, esperto. Tu gli hai regalato due gol, ma gliel'hai messi proprio su un vassoio d'argento. Però secondo me sul primo c'è un fallo di Caputo sul Meccarriere, lo sbilancio. Ma quello è un colpetto che in area di rigore. Ma non puoi fermare poi a reclamare. Ma quelli sono, ma non so farli mai quelli, è un gioco di contatto il calcio, se ti fermi una cosa così. Ma gli fa perdere il tempo. È lui che è bravo. Capito, ma è lui che deve prendere la posizione, casomai la botta gliela stessa lui. È il difensore che comanda lì, ma non scherziamo. Secondo me si può fischiare quel contatto. Sì, comunque. Allora, stavi terminando l'analisi, Fabrizio? Sì, no, dicevo, sono partito dall'episodio di Falletti. Magari poi sugli episodi singoli vediamo. Ripeto, hai avuto però dopo tutto un tempo e mezzo quasi per recuperare la situazione. Poteva sicuramente il tecnico fare dei cambi qualche minuto prima, anche una decina di minuti prima, rispetto all'inizio del secondo tempo. Tardiva sicuramente l'inserimento delle due punte. Anch'io, come diceva Luca, avrei inserito prima Venatti e poi eventualmente avrei buttato dentro anche Dukanzic, ma secondo me la formazione anche in partenza non è che era molto azzeccata. Gondò sicuramente a Pescara ha fatto una buona prestazione, ma io sull'esterno avrei riproposto Belloni, che a me comunque in queste ultime settimane, quando è stato impiegato, non è dispiaciuto. Così come, se non gioco con due esterni offensivi come Furlan e Belloni, che però giocano da offensivi veri, non rinuncerei mai all'altra punta accanto a Ceravolo. Almeno nelle partite casalinghe, secondo me la Ternana deve, comunque l'allenatore deve trovare una soluzione tattica che permette di giocare con le due punte, anche perché questo mette maggiore apprensione ai difensori avversari, crea più situazioni pericolose, quindi secondo me non possiamo rinunciare a questa soluzione. È anche vero che Falletti, ogni qualvolta è stato chiamato in causa, comunque il suo l'ha fatto, e ripeto, se Falletti la butta dentro, bisogna vedere come cambia la partita. Io vorrei fare un punto, prego. Allora, la formazione, noi contestiamo la formazione, però dobbiamo contestare fino a un certo punto, nel senso che a partita conclusa, certo che la formazione è sbagliata, ma a partita iniziata qualche scelta può essere messa in discussione. Io per esempio, quella di Diandà terzino, non l'ho capita tanto bene. Però su alcuni giocatori che avevano giocato molto bene la partita precedente e discretamente anche quella con precedente ancora,
Non vedo perché l'allenatore lo deve togliere. Se il giocatore lo metti dentro e rende, non è che lo tolgo la domenica dopo, perché se no dici, ma questa squadra chi deve giocare? Che ci siamo chiesti più di una volta qui, ma qual è l'11 titolare della Ternana? Non l'abbiamo ancora scoperto per via degli infortuni, delle squalifiche, delle nazionali, delle condizioni e delle scelte dell'allenatore, perché anche le scelte dell'allenatore contribuiscono a rendere un po' così incerta, no? La scelta dell'11 titolare, per così dire, perché poi vero il gruppo deve essere equilibrato, sono tutti bravi giocatori, però se alla fine del campionato ci stanno quelli che giocano 25 partite e quelli che ne giocano 7, ci sarà un motivo. Quindi ci stanno dei titolari, tutte le squadre, i titolari e le riserve, che possono essere più o meno brave. Io faccio fatica ancora a capire qual è la Ternana tipo, la Ternana che è in mente Breda. Forse ancora non è riuscito, spero, non è riuscito ancora a metterla in campo. Però le giornate passano e i punti scarseggiano, quindi credo che bisognerà prendere... Perché poi fra le altre cose non sai effettivamente questa squadra che può dare, per esempio con Grossi in campo, non sai con Signorelli in campo quello che può dare, sono tutte situazioni che... Sono tanti incastri, tanti incastri, io non dimentico mai Valiant per essere per me il miglior difensore della Ternana, quindi sempre, no? Da settembre io dovrebbe giocare sempre, però c'è impegni con la nazionale, comunque, quindi va anche bene. Perché è un patrimonio della società. Per cui vorrei capire intanto questo e poi vorrei anche capire perché, per la domanda che ci facciamo tutti, perché alternativamente la Ternana regala grandi porzioni di partita agli avversari. Ne parliamo alla fine? Sì, parliamolo un po' più tardi. Intanto bello, lasciamo per ultimo questa, è affascinante. Sì, ma lasciamogli lo spazio adeguato. Sì, sicuramente. Luca, allora? Ma rispetto alla partita di ieri, io sono... Sì, dobbiamo parlare di quella, se vogliamo parlare sono di quella. No, perché si può fare un'analisi su quella e un'analisi più ampia, no? Dovremmo cambiare. Rispetto a ieri, secondo me, tra le sconfitte in casa è quella... forse anche il derby per certi versi, dove la Ternana può recriminare, perché in virtù di una buona mezz'ora finale a mio avviso avrebbe meritato il pareggio, perché poi io metto sul piatto della bilancia il salvataggio sulla linea di Keita e la gran parata di Jacobucci su botta dal limite di Furlan. Sì, però mettici anche le altre due occasioni che ha avuto, la traversa che ha preso Costa Ferreira e il salvataggio di Mazzoni. Ma il salvataggio Gonzalez, pure il recupero di Gonzalez. Sì, però il salvataggio di Mazzoni è arrivato a tempo scaduto, eh? Eravamo nei minuti di recupero, quindi... Però se contiamo i tiri in porta e le occasioni da rete, dobbiamo mettere anche quelle degli avversari, sono le nostre, perché se no... Secondo me, per la mole di gioco sviluppata e anche per la pericolosità evidenziata, per il numero di cross piazzati in area, la Ternana nella mezz'ora finale la Ternana avrebbe meritato il pareggio. A mio avviso la sconfitta è eccessiva, così come ci poteva stare il pareggio col Perugia. Io continuo a pensare che, però mi dovete riconoscere che questa è la mia filosofia, giusto o sbagliata, per me i contatti vanno puliti sempre, anche quando sono lievi, lo dico sempre, in area e fuori, pro e contro la Ternana. Io in assoluta buona fede avrei fischiato il contatto di Caputo, malandrino, astuto, ma tale da sbilanciare leggermente Meccariello in occasione del primo gol. Penso che non si giocherebbe mai. Lo so, però se arbitri tu, stai tranquillo. Però sai Massimo che questa è la mia visione e vale per tutti. Sì. Pro e contro la Ternana. Sì, io infatti contesto la tua visione, nel senso che è un gioco di contatto. Io continuo a dire che contro il Novara, in quella partita che abbiamo vinto sullo 0-0, c'era un rigore per il Novara che l'arbitro non ha visto. Masi su Galabino. Luca, non sto dicendo che stai facendo un ragionamento partigiano. Ecco, assolutamente. È una tua concezione del calcio che però, però si scontra un po' con la realtà. A proposito di rigore, qui non si tratta di contatti lievi, ce n'era uno clamoroso su Meccariello ed eravamo al 20° della ripresa. Ora io la controprova non ce l'ho, e ribadendo che i rigori comunque una volta concessi vanno anche trasformati, perché si possono anche sbagliare, ma se quel rigore fosse stato concesso e trasformato, la Ternana avrebbe accorciato le distanze non al 35° come ha fatto con Masi, ma al 20°. Avere 25 minuti davanti sul 2-1 è diverso anche sul piano psicologico rispetto al fatto di averne 10, però poi non sappiamo come si sarebbe evoluto l'ultimo terzo di gara. Resta
al di là di queste attenuanti generiche specifiche, una bruttissima Ternana nel primo tempo, restano gli errori clamorosi commessi in occasione di entrambi i gol avversari, resta in generale l'impressione di un approccio, ma proprio di una lettura della gara per l'intero primo tempo molle. Attenzione, qui non si fa riferimento all'impegno che non è in discussione, si fa riferimento ad un animo spugnandi che per tutto il primo tempo non c'è stato, o se c'è stato non è trapelato. Mi diceva oggi un uomo di calcio che ha visto la partita, mi sembrava di assistere ad un amichevole. In effetti, al di là della scarsa pericolosità sotto porta, l'unica occasione vera è quella di Falletti, che abbiamo visto prima, e probabilmente è vero che lui non la aggancia bene, quindi calcia col sinistro che non nel suo piede. Se l'avesse agganciata meglio, secondo me avrebbe fatto la scelta di proseguire un paio di metri palla al piede. Purtroppo l'aggancio non gli è riuscito bene, cosa che ci sta. È rimasta un po' dietro la palla. È rimasta un po' dietro la palla, calciata al volo, è stato bravo Iacobucci. Poi tra l'altro è stato bravo a calciare. Ma il problema non è tanto aver costruito una sola palla gol, il problema è semmai aver concesso due gol agli avversari in virtù di errori marchiani, ma soprattutto è una scarsa aggressività sulle seconde palle, sulla riconquista del pallone. Cioè, non c'è stata proprio quel furore agonistico che avrebbe dovuto accompagnare la prestazione. Allora, io della ho squadra. Visto un paio di uscite in pressione di Coppola sulla tre quarti e si è portato dietro un'altra volta Busellato. Poi niente, zero. Esatto. Ma guarda anche i falli commessi. La penso anch'io così. I falli commessi, no? Però posso. C'è un fallo della Ternana. Allora, nella parte con l'Avellino, nessuno ammonito. Cioè, può essere un fatto positivo. Ieri un ammonito per un bisticcio col portiere Iacobucci, cioè mi riferisco a Busellato, un solo ammonito, un solo altro ammonito. È vitale perché. Per fallo, uno. Diffidato. Quindi in pratica. Per fine della partita. Quindi cioè, in due partite perse in casa abbiamo avuto due ammoniti, di cui uno per un bisticcio con un avversario e uno per un fallo. Dicevi Fabrizio? No, però d'accordissimo con quello che dice Luca, però allora qui anticipo la parte finale della trasmissione, dico come è possibile, com'è possibile spiegare la prestazione di Pescara, quella di Latina, dove sembravano 11 indiavolati, indemoniati, che arrivavano prima sul pallone, che aggredivano alto il Latina, andavano a riconquistare palla con gli attaccanti che pressavano, cioè io rimango una Ternana completamente opposta rispetto a quella di vista a Latina. Abbiamo ammirato a Latina, quindi poi quando giochi una partita che a Latina, scusa Massimo, se finiva 3-1, 4-1 la Ternana non aveva rubato niente, assolutamente, e ha rischiato di pareggiarla. Esatto. Anche quella, esatto, ci ha messo una pezza Mazzoni nel finale. Allora, quello che ti volevo dire, non me lo ricordo più perché questi due qui stanno facendo un po' di confusione. Beh, io devo c'ho una certa età, c'ho una certa età, quindi se mi fai perdi la bussola, io dopo il filo del discorso, sbaglio un dribbling e sono fregato. No, ti volevo dire, non è accettabile l'inizio di partita della Ternana, è incomprensibile. E questo è il problema vero. Certo. Anzi, il problema vero è che nessuno riesce a dirti perché, da cosa dipende. E quando vedi l'allenatore che allarga le braccia, vedi, non ho parole, insomma, comincia a diventare complicato. Anche perché quando giochi così, tra l'altro, viene a saltare, vi ho preso un po' di tempo, poi mi è tornato quello che volevo dire. È temporeggiato, a centrocampo, ho fatto un po' di melina e poi ho trovato la smarcatura. Il problema vero qual è poi? Che viene fuori, sul quale noi abbiamo dibattuto già a lungo, è che se la Ternana viene a mancare il gioco sugli esterni, finisce lì. Quindi il famoso piano B non viene fuori, non esiste. E allora, siccome nel primo tempo Gondò giocava contro se stesso, contro la Ternana, contro il mondo, contro gli avversari, e quindi non la prendeva mai. Furlan veniva doppiato. Furlan sembrava fosse impegnato in una riunione che aveva mandato il cugino. Anche perché poi veniva sempre raddoppiato. Sempre la palla gli arrivava da Palermo con un quarto d'ora di ritardo. Allora? Cioè, l'unica azione qual è stata? L'unica volta che sono riusciti a sfondare sulla sinistra, palla dentro per palla dentro per Falletti, e quella è stata l'unica azione bella, vera della Ternana in tutta la partita. Ma non solo, quando prendi gol dopo al 28esimo minuto, il secondo lo prendi dopo 8-9 minuti, in quegli 8-9 minuti zero, cioè negli 8 minuti intercorrenti tra la prima e la seconda rete avversaria
non dico zero palle gol, ma zero aggressività, zero azioni nella metà campo avversaria. Questa è una squadra che quando prende gol, quando gioca male perde. Quando prende gol non recupera, non ha... insomma, non raccoglie mai, salvo Novara. Allora, devo pensare, sono limiti caratteriali? Non ci voglio credere, perché l'elenco dei giocatori che ci hanno un paio di 100 partite sulle spalle l'ha fatto prima Fabrizio, non è che lo dobbiamo rifare un'altra volta. Anzi, abbiamo elogiato il lavoro del DS, della società, in sede di mercato, perché aveva fatto una squadra equilibrata, completa, omogenea, perché ci sono alternative in ogni ruolo e perché ci sono giocatori giovani, ma anche giocatori di esperienza e di personalità acclarata. Poi viene fuori che è una squadra senza personalità. Io non posso sentire, con tutta la simpatia, la stima, l'affetto per Gino Vitale, non posso sentire e dice, soffriamo Liberati. Ma dai, ma che vuoi soffrire Liberati? Ci stanno quattro anime perse che non ti dicono brutto, insomma, quando il massimo della reazione è questa. Ma dai, veramente. Allora giocare a ping pong, insomma, tennis tavolo, se no. Io voglio dire, fai varie cerchi di dare delle spiegazioni, ma cioè, c'è gente, no, non ne trovo. Gigi ha giocato Castellammare, Napoli, insomma, ambienti un po' calducci. Vabbè, poi Coppola, vogliamo dire, tu hai giocato Coppola, no? Che ambienti, no? Mazzoni, ci hanno paura, cioè si impressionano psicologicamente di una curva divisa in due curve, quindi che dice tirate fuori, ma insomma mi pare proprio che non... Ma Luca ce l'ha una spiegazione? Non può essere. No, ma io non credo che suggerita. Sia, io non credo, suggerita. Allora, che questa lunga sequela di risultati negativi in casa probabilmente innesca dei meccanismi psicologici di ansia da prestazione. Non credo che sia paura del Liberati o, come dire, un problema legato al rapporto con la tifoseria, peraltro sempre più ridotta sul piano numerico. Credo che semplicemente questo risultato che non arriva e questo susseguirsi di sconfitte tra le mura amiche possano aver ingenerato dei meccanismi psicologici per la serie: l'attaccante che non segna mai, non trova il gol, va in crisi di astinenza e sbaglia più facilmente magari anche l'occasione sotto porta, no? Credo che ci sia un discorso del genere. Non credo però ad una sindrome dei Liberati riconducibile al rapporto con la tifoseria. Io a questa spiegazione non credo. No. Credo che ci sia un problema strutturale, perché questa squadra evidentemente ama aspettare e ripartire sugli esterni, e quando è bloccata sugli esterni, obbligata sugli esterni, fatica centralmente e non ha un palleggiatore vero in mezzo al campo, per cui fatica a costruire il gioco. No, ce l'ha, però non è ancora... Ce l'ha, ma ce la avrebbe. Poi ci vogliamo aggiungere che esistono delle attenuanti, perché due potenziali titolari o co-titolari come Signorelli e Grossi, finora per una serie di problemi fisici di varia natura e identità, hanno giocato molto poco. E quindi probabilmente c'è anche da mettere questo. Io continuo a pensare pervicacemente che anche la scelta del modulo non sia la più idonea a questo gruppo. Questa è una mia idea, come tale va presa. Ma io non credo che la scelta del 4-2-3-1 sia quella congeniale a questo gruppo. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, e poi di nuovo insieme per continuare questa discussione. Difficilmente ne verremo a capo, mi sembra di capire. Il risultato già si sa, ma quale possa essere il male oscuro che opprime la Ternana, difficile credo andarlo a scoprire. E se non si trova sono problemi, perché non si riesce a curare il malato. Linea alla regia, pubblicità e poi di nuovo insieme. Allora, si discute naturalmente anche durante la pubblicità. Prima di continuare il discorso, così alterniamo un po' le immagini e con il nostro parlato, andiamo a vedere un po' queste azioni un po' controverse di cui abbiamo parlato, questi errori clamorosi che ci sono stati ieri e al Liberati, che hanno regalato alla formazione dell'Entella il successo. Questo è il gol, praticamente il primo gol, questo contatto di cui parlava prima Luca Giovannetti. Voglio dire, lì il carrello si ferma subito. Sì. Si ferma, perché quello se n'è andato, non poteva fare più niente. Però l'ha sbilanciato.
Ma se guardi un po' di partite del campionato di Serie A, e non ti dico quelle europee perché sennò... Ma quello è un altro caso. Guardate, però vedete col braccio sinistro? Sì, Luca, ma... Lo sperona. Il problema. Ma deve stare davanti al difensore, non lo deve fare via, dai. Ma lui, se ci ha fatto caso, lui cercava sempre il contatto, Caputo. Caputo cerca di fare sempre l'impatto con l'avversario. L'attaccante... Guardate, però quello, questa è l'immagine, secondo me, vedete? Sì, ma... Se... Ecco. Ma perché lo fa? Ma perché Meccariello è fermo, no? È fermo sulle gambe, no? Come l'ha toccato, l'ha sbilanciato. Allora, se io sono più aggressivo, più pronto, entro duro, forte, su Caputo, Caputo fa tre capriole. Ma gli faccio pure ostruzione al massimo. Io prendo la palla, perché è una palla scoperta. Sono 30 centimetri più alto, 20 centimetri più alto di Caputo. Sono sì, più era, forte, era un lancio frontale di Troiano da metà campo. Dai, non scherziamo, no? Veramente. No? C'è un'ottima visuale, sei frontale, quindi non... Però il guardalino è in condizioni ideali per segnalare qualcosa all'arbitro. Ma infatti non c'è niente, per questo non gliela segnala. Oh, e qui siamo fatto. Invece, guardate quanti rossoverdi. 8 contro 4. Segnale di rigore. 8 contro 4. Guarda, tutti girati verso quello che colpisce di testa, nessuno a guardare quello che poi prende la palla. E Masucci, guarda adesso. Guarda. E Masucci se ne va alla mezzo a due. Quello, se non sbaglio, in passa partenza tre, dovrebbe essere marcato. Possiamo rivederlo? In partenza dovrebbe essere marcato da Gondò? No. No. Chi è? So, vabbè, ma lì non è che marcano, no, coprono la zona. Ho capito. Lui si è infilato tra la coppola sotto, e... impercettibile di Masucci spiazza Mazzoni, che secondo me è incolpevole. Beh, che deve farli? No, perché gliela tocca Masucci, no? Sì, ho capito, ma gliela deviata 20 centimetri. Appunto. Comunque, no, sto guardando questa immagine, ma si vede Gondò che guarda davanti come se dovesse uscire. Sì, però, ragazzi, questa immagine, secondo me, è il paradigma e la dimostrazione che marcare a zona sui corner è pericolosissimo. Però poi questa è una scelta del nostro allenatore, scelte tecniche, scelte degli allenatori. Non è l'unico Breda che lo fa. Non sono straordinario nella memoria, però non è che noi abbiamo preso tanti gol. Abbiamo preso un paio su calcio d'angolo, mi ricordo che è stato oggetto di una conferenza stampa in un sabato mattina, no? Quando però li facciamo anche quindi su azione d'angolo, quello di Masi di ieri, qualcuno se ne facciamo. Quindi ci lavora. Dici che ci può stare, insomma. Beh, insomma, stanno anche gli avversari, credo. Lì, fermo restando. Lì... Però 8 contro 4 non può prendere gol. Lì non è possibile. Anche perché avevano costruito una barriera e questo si è infilato tranquillamente in mezzo e ha fatto gol. Ora, l'ultimo uomo era Meccariello, se non vado errato. Allarghi un braccio, una spalla, un carro. Vediamo la fotografia, perché poi lì per lì, veramente anche a me era sembrato che fosse... in posizione di fuorigioco di Masucci, invece no, le immagini, la foto dimostra chiaramente, insomma, che quando colpisce il pallone, a me sembrava Troiano, non so se sia Troiano o Ceccarelli colpisce il pallone, Masucci è dietro a Meccariello. Ma c'è un'altra cosa grave: quando calcia la punizione Sini, Ceccarelli gli chiama palla. Adesso qui lo vediamo. Ecco, questo è il momento dell'impatto del pallone. E invece nessuno va. Masucci tra Coppola e Meccariello. E Meccariello, sì. E praticamente, guardate, dietro a Coppola c'è un altro rosso verde che praticamente non. Furlano. Non c'ha praticamente nessuno, no? Nel senso, presidia la zona, però. Poi Masucci inganna tutti. Se per questo ci sarebbe anche il giocatore della Rentella, che sembra in vantaggio già subusellato, quindi se la palla scorre. Però è Troiano, credo, l'altro, quello più a sinistra. Sì, è Troiano questa a sinistra, sì. Numero 8. Sì. Sì. Insomma, questa testimonia ha visto bene il giudice di linea. Non può saltare in questo modo. Ma poi ripeto, Ceccarelli chiama la palla a Sini, possibile che tutti i nostri 8 uomini in area rinculino verso l'area piccola e nessuno si prenda la briga di andare a coprire su Ceccarelli in partenza? Prova ad andarci in extremis di andare, che però ovviamente si è immolato praticamente. Ma anche perché Ceccarelli è uno dei colpitori di testa insieme a Troiano, è uno dei colpitori di testa e a Pellizzer, che però Pellizzer non è salito nella circostanza, quindi perché loro ci hanno fatto gol anche la settimana scorsa, certo, con Pellizzer. Certo. Sì, ma stavolta Pellizzer non c'è. Ecco, ci fossero stati due lunghi in area, avrei potuto capire. Controlli l'uno, perdi l'altro, ma c'era solo Pellizzer. Insomma, un errore molto, molto grave.
il secondo errore del primo tempo e naturalmente poi lo senti. Poi c'è da dire che la punizione però viene originata da un fallo di Mani banalissimo, evitabilissimo, assolutamente inutile di Diandà, no? Che si china col braccio per andare a coprire Sussini. Tra l'altro Sini era anche in fuorigioco, se la palla fosse filtrata sarebbe stato in fuorigioco. Ora questo Diandà, che non ha certo gli specchietti retrovisori, non poteva saperlo. No, però voglio dire, perché chinarsi col braccio a intercettare un pallone? Quello è fallo e ammonizione da paradigma, perché interrompi un passaggio. La Ternana, no? Ha preso due gol da due non azioni. Due azioni che erano niente di che. Banalissime. Pallone lungo, vero, sulla punta. Ma la realtà è che era una partita fino a quel momento da sbadigli, 0-0, pensavi, ma chi la sblocca sta partita? L'errore di una delle due squadre, purtroppo è stato ancora una volta l'errore della Ternana. Però io credo che l'errore di Diandà sul fallo di Mani, al di là del, anzi ha detto bene Ivano, sul colpo di testa di Ceccarelli, da cui scaturisce il tapin vincente di Masucci, parlo del 2-0, Diandà si immola, cerca di andare sull'uomo, è chiaro che quello lo sovrasta. Un intervento in estremo. Si è reso conto che quello stava da solo. Esatto. Il problema è a monte, che lui, perché lui ha procurato una punizione del tutto inutile, ma secondo me quello è il fallo istintivo di chi sente ed è consapevole di essere in difficoltà, perché già al 12° minuto io mi sono rivolto all'amico Marco Crisostomi, che era sotto di me, gli ho detto: Marco, guarda, siamo al 12°, Diandà già ha commesso 3 sfasature in 11 minuti, lungi da me l'idea di gettargli la croce addosso, ma aveva commesso 3 indecisioni lievi, ma che ti davano l'idea, la percezione che non stesse bene, che non fosse al top. Ma sono i problemi che può incontrare un giocatore che non gioca una partita intera da una vita, che gioca per la prima volta quest'anno dal primo minuto, l'anno scorso dal primo minuto mi sembra non abbia giocato mai, quindi è un problema. Un problema, allora, che poi non è stato un infortunio. Lo devi mettere nel conto. Sì, però noi lo possiamo anche mettere nel conto. Lui ovviamente dà il 101% di quello che, ma certo, può dare, che l'ha sempre fatto quando è a terra. Ma anche di più, ecco, figurati. La scelta sbagliata è dell'allenatore. Io per tutta la settimana ho detto Urbi e Torbi, in privato, tra di noi, ma cioè, manca Zanon, manca Janse, non c'è Valiant che forse si poteva adattare in quel ruolo che ricopre nella Under 21 slovacca. La soluzione è, ce l'abbiamo portata di mano, no? Gonzales a destra, Massimo e Cariello centrali, fermo restando Vitale a sinistra. Gonzales l'anno scorso, da prima nel Verona, poi nel Cagliari, ha disputato 9 partite come titolare, 8 su 9 come terzino destro a 4. Anche perché è reattivo, mi sembra un vero. Ma io vi faccio, allora, mi pongo un'altra domanda. Visto che a partita iniziata nel secondo tempo siamo messi a 3 in difesa, ma allora perché era un'eventualità così remota? Credo di no, potevamo provarci anche dall'inizio, magari provando durante la settimana una soluzione che poteva essere questa. Visto che non avevi... Evidentemente Breda era certo del rendimento degli uomini che ha mandato in campo. Domanda, domenica che manca e sabato che manca Vitale? O prova la difesa a 3 in questi giorni, ma io non credo, e quindi cambia modulo, ma non credo che questo avvenga, oppure deve, escludendo l'ipotesi che possa riproporre di andare a titolare, immagino che possa affidarsi a Zanon e Janse, l'uno a destra e l'altro a sinistra. Se Janse, c'è anche Valiant, rientra Valiant, oppure Valiant, oppure potrebbe anche fare Valiant, Valiant e Zanon a 3. No, no, allora io non credo che lo faccia. Se mi chiedi come dovrebbe giocare, secondo me, questa Ternana con questo organico, io ti dico 3-5-2. Mi sembra che anche Massimo sia d'accordo su questo. Assolutamente, anche se devo dire che ci aveva provato Toscano nel secondo tempo di Trapani. No, nel primo tempo. Nel primo tempo di Trapani. E la Ternana fece malissimo, però lì eravamo a 4 giorni da agosto, insomma. Quindi con giocatori arrivati, cioè, Zanon non conosce nemmeno i compagni la sera prima, quindi... Beh, lo stesso Furlan settimana ha detto ha giocato d'interno perché praticamente non ero pronto, e quindi Toscano quindi ha preferito farmi giocare interno piuttosto che esterno. Noi siamo sempre soliti dire la controprova nel calcio non esiste, ed è vero che non esiste, ma io sono straconvinto, certo non lo posso dimostrare né a me stesso né tantomeno agli altri, che se avessimo giocato col 3-5-2, modulo che in assoluto a me non piace ma che considero funzionale per questo organico, noi 4 partite in casa a oggi non le avremmo perse. Io di questo sono convintissimo.
Beh, io una spiegazione al fatto che questa squadra non riesca mai a pareggiare, ci dovrebbe essere. Una squadra che vince o perde è una squadra sbagliata, nel senso che non è possibile, nel calcio c'è anche il pareggio, quando non puoi vincere pareggi. Ma questa squadra non è in grado di fare un 0-0, cioè siamo veramente arrivati al paradosso, no? Uno deve stare qui a pregare, speriamo di fare famo 0-0. Facciamo uno 0-0, no? Che è un risultato che solitamente ti fa schifo, no? Perché diciamo 0-0, che risultato è? No, perché tante volte però 0-0 ti dà l'idea di una squadra che tatticamente è forte, è consapevole dei propri mezzi, ma anche dei propri limiti, e quindi in qualche modo cerca di limitare i danni. Questa no, è una squadra che gioca per vincere, ma che spesso non mette in campo le forze giuste per vincere. Ma io direi pure un'altra cosa, che è vero che le ultime partite, almeno le sconfitte casalinghe, sono state segnate anche da gravi errori difensivi, ma il problema è che noi non la buttiamo dentro. Anche quelle occasioni che creiamo, ma i nostri attaccanti fanno una fatica da morire. Però Fabrizio, poi ieri, tornando alla partita di ieri, male che va, per 0-0. Ok, però tornando alla partita di ieri, fai un gol, non è detto che vinci la partita. Scusa Massimo, tornando alla partita di ieri, cioè prima Luca diceva l'ultima mezz'ora la Ternana forse avrebbe meritato il pareggio. È vero che il primo tempo è stato quello che è stato, ma tu hai avuto due occasioni con Avenatti, se non sbaglio, una che ci è arrivato, non è arrivato a colpire la palla, e l'altra che aveva colpito la seconda palla. Sì, ho capito, ma un giocatore come lui, da quella prospettiva, da quella zona di campo, se colpisce la palla può mettere a destra, a sinistra, tirato in bocca al portiere. Poi c'è stato il tiro sbilenco di Falletti, il cross di Vitale. Se Falletti prende bene la palla di destra, dal limite dell'area può pure segnare. È una bella, abbiamo bella. Calciato, se non sbaglio, una decina di calci d'angolo. 14 calci d'angolo. Il tiro di Furlan parato degli Augusti. Vabbè, però quello è un tiro da 30 metri. Luca, il portiere, vabbè, se prende quelle lì. Di quella, vabbè, è sembrata sulla linea di Keita. Ecco, voglio dire, quindi, cioè, al di là degli episodi, perché il salvataggio di Keita è su una deviazione, se non sbaglio, di un giocatore del Nantes. Sì, sviluppi di un corner. Esatto, certo. Quindi episodi in quel caso, quindi torna anche al discorso del primo tempo, l'occasione di Falletti. Ma poi tu le occasioni per fare gol, cioè alla fine lei crei, ma non la butti dentro. Cioè Avenatti ha fatto un gol, Ceravolo se non sbaglio ha fatto un gol, no? Due gol, ok. Poi c'è Furlan che ne ha fatti un paio, se non sbaglio. Belloni due. Poi basta, cioè allora, Gazzic che si è sbloccato la cosa, allora, noi non abbiamo un attaccante vero, ne dicevamo prima dei tempi di, io ero rimasto a Zambagna, a Borgobello, me l'ero dimenticato, alzo le mani, chiedo scusa di Antenucci, giustamente, ma poi non abbiamo, cioè stiamo aspettando l'esplosione di Avenatti, però nel frattempo sì, però, le giornate passano. Noi stiamo parlando di una partita, no? Se poi esaminiamo tutto il mondo, io esamino fuori, le partite che abbiamo giocato fino adesso, fuori, Massimo, andiamo fuori il campionato. Allora, la Ternana in questo, secondo me, di occasioni da gol ne crea poche. Non è che non ha gli attaccanti, è che la palla per andare in gol agli attaccanti arriva raramente. Non crea gioco se non sugli esterni, allora devi aspettare il cross o la finta doppio passo di Furlan che la mette bassa, oppure il cross di Vitale, giusto Luca? Sì. E la chiusura dall'altra parte, soprattutto di Belloni quando giocava, perché con un solo attaccante davanti, e qui ritorniamo al modulo, con un solo attaccante davanti, non è detto se quello imposta l'azione, poi non è che Mandraghe arriva anche a concluderla, no, qualche problema ce l'ha. Forse Massimo, se prendi un attaccante cinico di categoria che conosce la Serie B, che ci gioca tanti anni, anche quelle poche occasioni probabilmente non le sbaglia. Sì. Vedi Caputo, vedi Ardemagni, vedi però, gente... Però scusami, se no parliamo del... veramente facciamo un esercizio di fantasia. La Ternana ha preso i giocatori che poteva prendere, ovvero quelli che costavano poco, quelli che costavano niente... e quelli che si sono adeguati ad un salary cap imposto anche giustamente dalla società. Allora, è inutile che parliamo di Caputo guadagnare 250.000 euro, a Terni non ci verrà mai, almeno a Pescara Bari prendeva questi soldi, più o meno. Che attaccanti, quelli, gli attaccanti che vuoi prendere, che dici tu, costano i soldi, ha venduto Antenucci, perché non te lo potevi permettere? Dopo l'anno in cui lo stipendio gliel'ha pagato il Catania,
Allora, se è vero questo, scordiamoci, a meno che non trovi Maculo lì, come si chiama questo Maculo, sto giovanotto qui, e lo trovi per strada, sta questo giovanotto e fa 15 di gol lui. Ma questa è la storia, no? Se no ci prendiamo in giro. Allora, l'anno scorso è andata bene perché 10 gol a Ceravolo, 10 avenati, sei bocino e buttali via, no? Ecco, quindi quest'anno ancora non ce l'hai, ma anche perché, ripeto, anche perché non occasioni agli attaccanti non è che gli capitano tante. In più, sommaci che Avenatti ancora non è lui, non è il migliore Avenatti, anche se ho visto segnali di ripresa, soprattutto a Pescara, mi era dispiaciuto per come è entrato in campo. È stato terminato anche nel gol di Dugan. Ecco, quindi Duganzic è un, come dicono quelli dei talent, un diamante grezzo che va rifinito. Allora, questa è, però se io ti dico che Ceravolo l'unica palla per tirare in porta ce l'ha avuta dopo 3 minuti di gioco e poi non l'ha vista più, vabbè, poi rientra pure da lì. Ci sarà un problema. Dovremmo porci alcuni interrogativi di fondo e altri legati alla partita di ieri. Ci possiamo porre dopo? Come no? Sì. Prego Alberto Francioli di mettersi in contatto con Riccardo, perché ha detto è libero. Mi ha mandato un messaggio, ma ha detto è libero. Zampagna, lui in area di rigore a Meccariello, quella cosa gli ha fatto caputo, gliene faceva 12. Cioè, Zampagna in area di rigore, adesso glielo puoi anche chiedere, di botte ne ha prese, ma sapessi quante era date, perché se no, a che giochi? Veramente, a dama. Intanto che ci mettiamo in contatto con Riccardo, leggo il messaggio di Fabio Cresta. Buonasera a tutti, permetto che in campo devono andare i calciatori che durante la settimana si sono allenati con continuità. Primo, perché possono infortunarsi di nuovo. Secondo, perché si possono creare malumori interni. Inoltre, possibilmente nei ruoli a loro più congeniali. Tornando alla partita, vista la mancanza della fisicità di Valiant al centrocampo, vedi Pescara, mettersi a specchio no? Palumbo, si chiede Fabio Cresta, quando lo facciamo giocare? Ora c'è necessità, quando rientreranno tutti, il giovane napoletano, che fine farà? Quindi sono due interrogativi che si pone Fabio Cresta. Sono due interrogativi, mi sembra leciti, no? Sì, ma vedi, questi sono interrogativi, a mio avviso, che confermano una tesi che mi pare da queste parti stiamo portando avanti dall'estate, ovvero quella che sostiene che il gruppo, che la squadra, che questo è un buon organico. A mio avviso è migliore di quello dell'anno passato. Assolutamente. Come certo. Organico. D'accordo. Perché se tu dici, ma perché non gioca quello, perché non gioca quell'altro, perché non gioca... Evidentemente, oltre agli 11-13 che vanno in campo, ce ne stanno altri che possono giocare. Quindi bisogna tirar fuori però le qualità di questo gruppo, che ancora abbiamo visto a sprazzi. Già abbiamo? Vincenzo Inches, Claudio Inches dice, ciao Ivano, un saluto a te e agli ospiti. Volevo invitare all'ottimismo, ti passo uno scoop giornalistico. A gennaio la società prenderà un grande calciatore che risolverà tutto. Il suo nome è Approccio. Questo è bellissimo. Sembra che sia sposato con intensità. Approccio giusto però, eh. Approccio di cognome giusto di nome, perché se no può essere, se figli sbagliato, sprecato, certo. Approccio sbagliato. Allora, dovremmo avere al telefono Riccardo Zampagna. Riccardo, buona serata, ciao. Sì, con chi parlo? Mi senti? Sì, io la sento, chi è? Ciao Ivano, buonasera. Cominciamo bene. Senti, innanzitutto... Da Assisi con furore. Senti, la nostra chiamata è per complimentarci per quello che stai facendo con l'Assisi. 5 giornate, se non vado errato, alla guida della squadra e hai centrato con i tuoi ragazzi 5 vittorie non subendo mai un gol, se non vado errato, e ieri hai battuto quella che era l'ex capolista, quella che era la capolista, ovvero l'Orvietana. Insomma, stai andando con il vento in poppa? Sì. Sta andando tutto bene, gira tutto bene. Il problema è che facciamo pochi gol. Ma non ne prendi nemmeno però. L'importante è anche non prenderli, basta fare un gol per vincere e non prendi gol, ti porti a casa. Non li prendo, Ivano, perché
cioè, mi prendono in giro tutti i miei amici che mi chiamano Trappattoni e o Berazzot, che lavoro molto sulla fase difensiva, ma lo ripeto da anni, da quando giocavo, l'importante è non prendere gol in tutte le categorie, se vuoi fare qualcosa di importante. Il gol è preso, il primo gol è preso dalla Ternana ieri. Io, Vidale sta a noi in ritardo, di più, palla alta concentrata difensiva che fa saltare di testa, il terzino di competenza deve fare la chiusura dietro, perché sennò te devi, non sai che cosa devi andare a fare, a giocare a bocce. È quello che io dico ai miei giocatori, come potrei dire anche a Gigi, capito, che comunque lo stimo, è un bravo ragazzo, tutto quanto, però la fase difensiva della Ternana negli ultimi tempi non mi è mai piaciuta, è una cosa obbrobriosa da vedere. Io non so come lavora il mister, però non credo che uno come lui sia così, non lo so, mi sembra strano, sto vivendo vedo delle immagini che non è da Serie B, ecco, non l'accetto da allenatore. Senti, quindi quella giocata, oltre alla responsabilità di Meccariello, c'è anche la responsabilità di Vitale, a tuo avviso? In primis sì, poi Meccariello allarga le braccia e si ferma, non ti ferma, perché se lui rincorre poi gli sporca il tiro a Capuano. Lui pensa al guardialine e all'arbitro. Sì, sì, beh, abbiamo visto, si ferma. Perché Riccardo ritiene, ma che cosa? Ritiene lui di essere stato danneggiato da quel tocco di Capu. Ecco, tu ridendo, io dicevo poc'anzi che di gol tu con quelle spinte in area di rigore ne hai fatti tanti, perché insomma se l'attaccante deve giocare con le braccia attaccate al corpo, non la prende mai, no? Quindi uno contro uno. Ma in quei momenti lì volano, volano le gengive, i denti, ma stai scherzando, ma il calcio è questo, se no allora cioè, fa danza classica, vai ma non scherziamo. Però capito, cioè lui in primis se sbaglia che salta male, va bene, è errore. Secondo errore allarga le braccia e vede, guarda il guardaline e l'arbitro, mai da fare, perché se lui leggermente si accorge dell'errore, ma accorcia un po' il passo, gli sporca il tiro, magari va in calcio d'angolo, oppure sporca il tiro e non fa il gol. Secondo il terzo è Gigi, e Gigino che deve fare la diagonale dietro, si deve staccare dietro quando il centrale va a saltare. Però queste sono cose basilari, è quello che mi fa pensare. Non so se voi capite un pochino, state parlando di calcio o di pallone? Sì. Ecco, noi, capito? Cioè, queste noi cose parliamo di pallone cercando di evolverci al calcio. Appunto, non a caso abbiamo chiamato te, scusa, voglio dire. È l'ABC del calcio. E dopo uno si incazza, perché voglio dire, il tifoso... Poi noi siamo abbastanza incazzosi. Però queste cose qui sono errori che poi dopo ti fanno la differenza. Per una squadra che si deve salvare, perché... è inutile dire che la Ternana c'ha un ottimo organico. La Ternana, come ha detto qualcuno anche prima, è stata arrangiata anche quest'anno, l'ennesimo anno. Senti, e il secondo gol? Aspetta, scusa, ma tu sui calci piazzati la tua squadra la fai marcare a zona o a uomo? Allora Luca ha detto prima, io adesso Luca... lo attacco sempre e lo attacco anche stasera, ma questa sera sono particolarmente polemico. Del Neri come marcava, Luca? Come marcava Del Neri, Luca? Luca? Ma di che cosa come parli? Marcava Del Neri? Riccardo, in che senso? Come marcava Del Neri? Ma parli delle palle dei corner, di che cosa? Di Del Neri, calci piazzati, difensivi, come marcava? Marcava zona. Però tu hai detto prima che la zona non va bene. Secondo me per le caratteristiche dei nostri difensori non va bene. No, a zona non si marca. Io con Del Neri ci ho discusso un anno intero, fino a quando non mi ha cacciato via oppure me ne sono andato, perché a me la zona non mi piace. Allora la zona si può fare, però quei 3-4 a uomo ci devono sempre essere fissi tutta la vita. Quindi zona mista. È una zona mista. Io sui calci piazzati, per esempio, sui calci d'angolo, li metto 3 a zona e il resto tutto a uomo, perché è così, non vedo alternativa. Di solito si mette l'attaccante alto che rientra, lo metti a zona, no? A prendere quella la prima ricerca palla. Della palla, ricerca la palla e centra avanti tutta la vita, uno sul corto, uno sul palo, i suoi tre fondamentali. E poi tre vanno a attaccare.
poi ne puoi mettere uno sul secondo, ma se sei proprio, cioè, se sei proprio ansioso come allenatore, puoi mettere uno sul secondo, ma non fa parte del mio essere. E gli altri sono tutti a marcatura. Comunque i calci erano quelli dell'Inter erano 5, non erano 4. 5, sì, è vero. E Diandà non può andare a saltare alto 1,60 contro 1,90, insomma, con Ceccarelli. Cioè, anche lì sono allora, la differenza nel calcio fa i centimetri, i tempi di gioco. Purtroppo in questa categoria sono quelli che fanno la differenza. In Serie B soprattutto, perché è un campionato lungo, questi sono punti. Prima Lauretti diceva lo 0-0, ma lo 0-0 è fondamentale, certo. Ma è il punto, ma stai scherzando? Ma, questa è una squadra che alterna, è troppo alternativa, cioè fa delle partite stratosferiche a altre partite troppo... E da che può dipendere, Riccardo, da che dipende? Tanto... comanda sempre una persona, è quello che decide tutto, l'allenatore, purtroppo è così, è quello che detta tutto, sia i tempi di gioco, i calci piazzati difensivi, i calci piazzati offensivi, cioè quando vai a fare gli schemi, che lavoro tutta la settimana, credo che sia lui che determina certe situazioni, non credo che siamo i giocatori. Ma tu avresti fatto le scelte che ha fatto Breda ieri col senno di poi? Io avrei fatto una scelta con tutto il bene che gli voglio quest'estate a mandare a giocare Diandà, perché secondo me può giocare in Serie B ma fa molta fatica. Rientrando da un infortunio particolare in quel modo doveva andare a fare un'esperienza, magari anche una C importante e poi riprenderselo, magari in prestito. Non è pronto per fare la Serie B, soprattutto una squadra del genere che deve lottare per non retrocedere, punto primo. Il resto lui vede settimanalmente tutti i giocatori, quindi non ti posso dire se io potevo fare scelte in questo modo o in l'altro modo. Quelle vanno ponderate settimanalmente. No, io volevo un altro aspetto però, che anche se uno non segue gli allenamenti lo può in qualche modo dedurre o può dire la sua. La squadra che alterna tanti risultati, che sbaglia l'approccio alla partita, che è una volta, come dicevi tu, è avvelenata in campo, un'altra volta sembra che sta lì così a fare una partita di scacchi. Allora, io credo che le squadre assumano molto il carattere dell'allenatore. Perché obbligatoriamente. Obbligatoriamente, perché ci lavora tutta la settimana. Allora, quello che mi preoccupa è non trovare risposte o ipotesi di problema da parte dell'allenatore. Cioè, se l'allenatore gli chiedi, ma come mai succede questo? Lui dice, non lo so, dobbiamo lavorare. Mi sembra un po' poco. Molto, molto poco. Lui risposte deve averle già, perché il tempo è passato. No, anche perché sennò su cosa lavora per risolvere un problema? Deve capire. Ma io non è che me la prendo con Breda, ma però... Ma no, stiamo ragionando. No, così. Non tu la puoi prendere con Breda, nel senso che Falletti fa gol, cambia la partita, certo, e certo. Vince 3-0, quindi viva Breda, viva tu. Non lo so però, non lo so, perché no, no. Secondo me... Ma io, questa sarebbe però una valutazione un po' superficiale, no, quella che ho proposto molto, adesso. Molto. Io faccio una valutazione su 12-13 partite quante ne abbiamo giocate fin qui. E ti dico che io ancora non ho capito qual è la squadra titolare, non ho capito qual è il miglior modulo per questa squadra, e non ho capito qual è il piano B, ovvero l'alternativa al gioco sulle fasce laterali, perché se ti fermano lì sei fregato, sei distrutto. E allora qualche in più vengono fuori tornare... problemi psicologici. Beh, insomma. Posso tornare sulle parole che ho detto un po' di tempo fa, che Avenatti è di fondamentale importanza per questa squadra. Purtroppo dura Avenatti l'ha aperto quest'estate, perché dopo il mercato gli hanno dato sulla testa. Non ne sono convinto, ma ne sono sicuro, perché purtroppo il calciatore a volte è anche questo, e se ti viene a mancare un attaccante del genere in questo momento, in questa situazione, con questa squadra, tu fai fatica. Se tu non fai gol, le partite non le pareggi, no? Tra virgolette, che poi
è un punto, ma il punto che muove la classifica è quello che ti serve per salvarti. Metti purtroppo tre pareggi invece di quattro sconfitte in casa, facevi tre pareggi, guarda dove stavi. Stavi più tranquillo, molto più tranquillo. C'era Fabrizio che ti voleva fare una domanda. Buonasera Riccardo. No, volevo sapere come commentavi invece le dichiarazioni del capitano di Vitale, che ha parlato di ansia da liberati. Io, lui è un ragazzo molto timido, da quel poco che lo conosco, però sei un professionista, l'ansia se ce l'hai sta a casa, cioè non l'accetto, perché poi io sono un po' di parte, perché a me se mi dici dove andiamo a fare una partita liberati e mi dici da fare il terzino destro, io faccio l'aratro sulla fascia destra, te la apro in due, capito che ti vuol dire? Cioè questo è il tuo lavoro, l'ansia non fa parte del gioco del calcio. Da che dipende allora secondo te questi primi tempi regalati agli avversari? Ma io dicevo un po' di tempo fa che erano i secondi tempi, perché la Ternana era senza gambe, più di una volta sono stato smentito perché hanno fatto secondi tempi migliori dei primi. Non lo so, poi dipende dal discorso della preparazione, ma la preparazione non c'è stata. Sto parlando sempre delle solite cose, ma sono anni, non è solo quest'anno. Ma scusa, ti è capitato mai con le tue squadre, nelle squadre in cui hai militato, magari che effettivamente disputavate dei primi tempi scandalosi e poi vi siete ripresi nella ripresa, scusa il gioco di parole. E se sì, quali erano i motivi? No, ma non mi è mai capitato. Non lo so perché sono stato un fortunato. Allora non ci può aiutare da questo punto di vista. Io dico una cosa, Riccardo, la mancanza di certezze, ovvero non si sa chi è la formazione titolare, non si sa come giocare con certezza in campo. Nel mio piccolo, adesso ho preso questa strada da un po' d'anni, io il martedì preparo la formazione la domenica. Io le certezze, se non solo al 100%, ma all'85-90%, le do già il martedì. Io credo che questa cosa qui sia funzionale per un calciatore, ma in tutte le categorie. Se tu arrivi e gioco, non so, forse al sabato sera, non dai certezze, non dai tranquillità e non dai quella voglia, quel qualcosa in più al giocatore. Io vedo, cioè ho conosciuto, mi hanno allenato tanti allenatori che arrivavi la domenica mattina e non sapeva chi giocava. Non era un bene per il gruppo. E questa cosa qui secondo me tange tantissimo. I dubbi non portano punti. Quindi creano uno stato d'animo di un disagio. Okay. Però ti è capitato insomma di allenatori che magari la formazione te la davano la domenica mattina. Sì. Senti, Ricca, magari se gli altri compagni di viaggio vogliono fare altre domande, però io passerei un attimo per il motivo sull'argomento per cui ti abbiamo anche chiamato. È chiaro che la battuta su Gigi Vitale era una battuta benevola, non da parte tua, da parte di Riccardo. Anche Riccardo perché fino ad oggi vorrei chiedere un aspetto. Secondo me Vitale è uno dei giocatori che sta avendo il rendimento più alto, però quando il capitano fa una dichiarazione del genere, provando a trovare una giustificazione a questo momento negativo, per uno come Riccardo, che dentro il liberale. Ma avete messo in croce a me dopo un Ternana Pescara, credo che Gigino fosse anche accontentato, una cosa tranquilla. Si sente piano, perché non alzi un po' la voce? Dormono le bambine? Hai urlato ieri in campo. È anche quello, quello. Sono stato messo in croce dopo un Ternana Pescara per le mie dichiarazioni, è successo un bordello della Madonna, credo che voglio dire, dopo una cosa così per Vitale che sia molto molto più leggera rispetto ai miei confronti, quindi poi bisogna essere prima uomini e calciatori, secondo il mio punto di vista. Sì, dicevo, quindi voglio dire, era una battuta benevola quella di Riccardo nei confronti di Vitale, fra le altre cose, lo diceva prima, è uno dei giocatori che stima in modo particolare. Riccardo, questa esperienza in Assisi, con l'Assisi, insomma, a gonfie vele,
Ma che hai apportato di novità rispetto al precedente allenatore? Ho dovuto ricreare tutto, Ivano. Sono partito da zero. Tutto. È stato abbastanza faticoso. Ho cercato fino ad ora, abbiamo trovato una quadratura. C'erano gente fuori ruolo, gente che non giocava da anni, una squadra mezza zoppa, giocatori demotivati, quindi è stato un lavoro certosino, però diciamo che alla fine fino ad ora ha reso. E ancora è lungo il discorso, perché a voglia manca tanto. Ma hai raddrizzato la baracca, perché eri nei bassi fondi della classifica, ora sei al quarto posto, se non vado errato. Eravamo penultimi a 6 punti, adesso siamo quarti a 21. Ma è comunque sempre un campionato complicato, perché trovi delle squadre blasonate come quella di ieri, come l'Orghedana, che ha speso un botto di soldi per vincere il campionato. Però, come dicono le testate giornalistiche di stamattina, l'Orghedana è stato sfortunato. Mannaggia, io veramente, guarda, non mi interessa, anche io con i giornalisti ho avuto sempre un brutto passato, ma dai, non con tutti, giorno. Però dai, non con tutti, no, è un bel personaggio per i giornalisti. Sì, dai. Però mi hanno sempre dato contro, e in questo momento ancora di più. Cioè, io ho fatto 5 partite che potevo vincere 4-5-0 tutte le partite, e le ho vinte tutte 1-0, no? E ho sempre sculato, per loro ho sempre avuto fortuna. Ma venite a vedere la partita, venite a vedere l'allenamento, e poi potete dire la vostra, ma non parlate tanto per parlare, è quello che me la fa. Infatti non sto parlando con solo la Perugia, mi hanno invitato tutti, adesso solo perché sei te, Ivano, stasera. Figurati. Beh, ci mancava. C'è un esperto di calcio che diceva sempre, antico come me, che diceva: meglio un allenatore fortunato che bravo. Quindi, se sei fortunato, è una dote in più, Non è che sì, però capito. Sì, capito, però caro Massimo, io parto il martedì, il giovedì e il venerdì, faccio 2 ore di macchina per andare a Sisi, no? Con la massima passione. C'era una voglia da emergere che tu mi conosci benissimo, lo sai come sono fatto, e sei fortunato. Il lavoro, sono fortunato, dai, sono fortunato, tu non puoi capire il lavoro che sto facendo io, sto mettendo il massimo di quello che ho dentro la testa, cerco di farglielo fare a loro, che si chiama il far fare, no? Perché non è detto che ti hai giocato in Serie A e sei capace di fare l'allenatore, perché dopo devi comunque... far capire ai giocatori quello che c'è in testa, che non è facile quando stai in mezzo al campo, soprattutto durante la settimana, però sembra che sono capace di farlo, e che non è poco. Senti, ma non è che adesso la società ti chiede di vincere il campionato, no? Lascia perdere, parliamo di altro, perché perché succede così, tu lo sai, si parte con poco e poi piano piano si alza l'asticella, ti chiama per dire dacci una mano che siamo in mezzo a un mare di guai, poi quando gli risolvi un po' di problemi magari dico vabbè, però ormai che ci siamo, evidentemente la squadra non era così male, e lì devi appunto, mo i meriti sono loro. Senti, ma è bravo. Senti, è bravo la Zampagna oppure sono forti i giocatori che hai? Allora, ho un gruppo, diciamo, a parte quelle 3-4 mele marce, che poi tanto domani dentro lo spogliatoio glielo darò a 4, cioè no, a tutti, davanti a tutti, perché ce ne ho sempre, quei 2-3 deficienti ci stanno sempre, ma diciamo si è trovato un connubio, come dicevate prima, la partita di ieri, qualcuno ha detto: mister, si è vista la squadra che specchia il mister, e quella è una grossa soddisfazione, perché ho visto veramente gente, giocatori che fanno dei sacrifici settimanalmente, gente che ha preso le ferie per venire a fare allenamento, gente che ha preso le ferie per venire a giocare con gli occhi di fuori per volere il risultato, capito? Cioè quello che io godo, per quello godo. Ecco perché io chiedo, però, che la squadra prenda il carattere dell'allenatore. Il problema è capire se l'allenatore ha il carattere giusto o non ce l'ha, perché ce ne stanno certi, per esempio, che sono molto compassati e la squadra va tranquilla. Altri, vedi Conte, che ne so, insomma, che sta sempre lì sull'intenzione, avvelenato, le squadre sue vanno a 300.
Ma io ieri neanche ho esultato a fine partita, nonostante ho battuto la prima in classifica, perché ero talmente tanto arrabbiato che già sapevo che stamattina le testate giornalistiche orvietane e perugine avrebbero detto che comunque il 1-0 era ancora fortuna di Zampagna. Oh, ma sei Internaro che vince nel Perugino. Tempo fastidio, su. Vuol dire, e questa cosa non è che per un Ternano andare a allenare una squadra di Perugia non è stato mai facile, forse sei uno dei pochi, tu Borrello quest'anno, però Roberto ha mille problemi purtroppo, però voglio dire, non è facile inserirsi in quel mondo di squadre dilettantistiche umbre da parte di allenatori ternani. No, poi dichiaratamente tifosi della Ternana, quindi c'è qualcosa, no? Che ti crea qualche problema da questo punto di vista? Tu che sei stato ex giocatore della Ternana? Solo la prima settimana ho messo i puntini sulle i e non è stato messo tutto a tacere perché mi sono leggermente arrabbiato. Che gli hai detto? Dice che gli hai detto. No, ma sto giro me ne sono passato, quindi però hanno capito come al solito. No, non mi interessa in questo caso né il Perugia né la Ternana, perché per me è un lavoro, io l'ho preso come un lavoro, voglio emergere, voglio fare l'allenatore, quindi non voglio che nessuno mi prenda per capo espiatorio sul discorso di essere o ternano o essere perugino, e non voglio che venga mai fatto più il mio nome in questo senso. Ecco, se mi chiamate e parliamo di calcio, bene, se per parlare di stronzare tra Ternana e Perugia ne parliamo magari a cena o in altri momenti, però è giusto. Io ho sposato questa causa e basta, appunto. Sembra che hanno capito, quindi... Siamo d'accordo tutti. Hanno capito che uno non sta lì a giocare, insomma, no? Che vuole fare un lavoro, lo vuole fare bene, quindi. No, ma soprattutto i sacrifici, quindi io credo che i sacrifici e il rispetto per la persona, che credo che sia la massima fondamentale. Senti, un'ultima cosa, prima di lasciarti, innanzitutto ti ringraziamo un po' tutti. Perché, insomma, è importante che anche noi si sia dato il giusto risalto, diciamo, a questa tua attività, a come stai portando avanti questa tua attività. Se dovessi dare un consiglio ai rossoverdi, tu da ex rossoverde, c'è una bella fotografia tra le altre cose con la maglia rossoverde che abbiamo mostrato, non so se tu sei davanti alla televisione o meno, però ecco, tu che tieni a questa maglia, in considerazione di quelle partite che hai visto, eccetera, quale consiglio potresti dare ai ragazzi della Ternana? Che sicuramente lavoro. Stasera, come noi, non è che stanno nelle migliori condizioni psicologiche, credo. Il lavoro? Lavoro settimanale? In questi momenti ci serve solo quello, Ivano. Grazie alle porte del vento. Se te ti alleni al 150% il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, poi ti arriva qualcosa il sabato, in questo caso in Serie B. L'importante, se tu molli già in questo momento, se tu molli già di un centimetro, un 10%, il sabato, la domenica lo paghi sul campo, lo paghi se vai a dormire tardi, se mangi un piatto di pasta in più, se bevi un bicchiere di vino in più. E in questo momento qui, se io da tifoso, da anche da allenatore, dai, diciamo anche l'allenatore, direi questa cosa qui. Sono quelle piccole cose che messe tutte insieme ti possono dare la differenza, ti possono fare la differenza la partita importante della settimana. La settimana dell'allenamento la devi vivere in questo momento ancora meglio di prima, da professionista. Ho capito. No, tra le altre cose, l'evoluzione della specie, no? Da giocatore, no? Come adesso parlo proprio da allenatore. È vero, perché ha detto tutte cose praticamente che lui magari quando era giocatore lui... Vabbè, ogni tanto se ne dimenticava tanto, forse. Cioè... No, ma guarda, ieri mi ha chiamato un giocatore, mi ha detto, mister, quando ci hai detto il primo giorno che un conto essere giocatore e un conto allenatore, e tu hai cambiato totalmente il modo di pensare e di parlare con noi, è giusto, perché tu non puoi più pensare o parlare da giocatore, devi pensare da allenatore e da giocatore.
da allenatore è diverso, ti cambia totalmente tutto il modo di fare allenamento, di mangiare. Cioè io la domenica li porto a pranzo lì ad Assisi, poi tra l'altro tra virgolette è l'unico tifoso della Ternana, c'è il ristorante su ad Assisi che ho scovato io, lui tifoso, un settantenne fantastico, c'ha l'hotel della torre sopra, tifoso del Torino e della Ternana, l'unico credo Assisi a essere tifoso della Ternana, infatti lo prendo in giro un po' tutti, però curo tutte queste cose, no? Già anche se è promozione, però io ci credo, che vi devo dire, poi per me è fondamentale, cioè il piatto di pasta in bianco, dice il pomodoro, ma quale pomodoro? Il pomodoro prima della partita, non esiste il pomodoro prima della partita, cioè, questi stanno un po', no? E io credo che però il problema grosso è che tra anche in Serie B e in Serie A ci stanno in questa cultura attuale del calciatore che non guardano queste cose, non le guardano, non ne frega niente. Ci hanno anche gli atteggiamenti anche sbagliati secondo me. Comunque, la generazione nostra forse tornerà da una decina d'anni, mi auguro, Beh, speriamo, vediamo. Ti auguriamo di dominare per più di 10 anni. Che questi siano i 10 anni di avvio di una carriera luminosa. Senti, anche perché sai che ridere, dopo aver fatto un libro sulla carriera calcistica di Riccardo Zampagna, ne facciamo un altro sulla carriera di allenatore. No, che ridere, voglio dire, sai, bella, cioè, carriera. Ridere è impegnativo, lo sai benissimo. Bisogna anche aspettare una quindicina d'anni, sì. Di tutti i colori, Ivano, te lo ricordi? È stato impegnativo, È stata un'esperienza fantastica, voglio dire, che ripeterei già da domani mattina, voglio dire. Solo perché... tu potevi starmi vicino, veramente. La tua pazienza. Però è stato bellissimo, veramente. Sono contento di questo. Grazie Riccardo. A grazie, voi. In bocca al lupo e mi raccomando. Crepi. Faglielo vedere, insomma, chi è Riccardo Zampagna. Bene. Ciao, no, buona serata. Buona serata. Forza Fere comunque. Grazie, ciao Riccardo. Ne hanno bisogno, sì, sicuramente. Facciamo un break pubblicitario e poi magari torniamo insieme e raccogliamo anche le idee che possono essere venute fuori da questo confronto con Riccardo. Linea alla regia ad Alberto Francioli. Torniamo insieme, notte gol sempre. C'è un messaggio di Marco Petrelli. Sono sempre più convinto dopo ieri che il 4-2-3-1 in casa non sia il modulo più adatto. Una volta che ci bloccano le fasce, non abbiamo alternative. Siamo sempre in inferiorità numerica in mezzo al campo. Credo sia meglio passare a 3. Poi mettere di andare su Ceccarelli nel corner che gli concede 30 centimetri è tutto un dire. Questo mi sembra comunque è venuto fuori anche nel corso di questa serata, del centrocampo a 3. Sarebbe preferibile una mediana a 3. Quanto a quella palla inattiva, 8 contro 5, giusta la sottolineatura di Riccardo Zampagna. Comunque non puoi prendere gol e non puoi affidare a Diandà il compito di portarsi in extremis su Ceccarelli, perché tutti rinculano all'interno dell'area piccola. Io non so se il compito era stato assegnato a Diandà di andare a coprire, no, certo. Io credo che qualcun altro avrebbe dovuto coprire, certo, quello spazio, non l'ha fatto. Visto che non c'era nessuno in extremis, ha provato a porre rimedio, certo. Si è immolato, come dicevo prima. Però evidentemente non ha funzionato qualcosa. Cioè, sì. Chi doveva essere lì non c'era. Perché insomma, lì ci va il giocatore alto sul secondo palo, che fa la torre, Non è che ci va, certo, Bicoletto. Quindi ci dovrei mettere qualcuno. C'è Simone poi che scrive, ho visto il match su Sky e anche io sono arrabbiato, ma per altri motivi. Francamente non ho visto una Ternana malvagia nel primo tempo, nonostante i due gol, ma ho visto una squadra feroce nel secondo, che ha dato anima e corpo per recuperare, e sono arrabbiato perché per me i giocatori non meritavano i fischi che tanti giornali hanno ricevuto. Ma è così, l'impegno in realtà non interessa a nessuno senza i risultati. È così, la vita è così, conta solo vincere. Ma sono ancora più arrabbiato perché Lentella ha perso un mare di tempo dopo il 2-0, e l'arbitro lo sapeva, ma ha recuperato solo un minuto e mezzo in più del tempo per le sostituzioni. Questa cosa mi fa arrabbiare più di un rigore non concesso, perché in quest'ultimo ci posso vedere l'errore, ma nel primo ci riesco a vedere solo la malafede, anche se non so perché ci dovrebbe essere. Grazie, buonasera, scusate lo sfogo, questo è lo sfogo di Simone, che mi sembra la pensi un po' diversamente a come la pensiamo un po' tutto, come la pensano un po' tutti. Il primo tempo a noi perlomeno non è assolutamente piaciuto.
Beh, Gian... l'impegno mi pare, no, solo una sotto, se uno va in campo e non si impegna, questo non lo posso nemmeno prendere in considerazione. Certo. Cioè, è scontato dire, cioè pensare che uno si impegna, perché sennò sarebbe del dolo, ma io tutto penso fuori che questo. Che quindi poi l'impegno, la prestazione, non... l'impegno c'è stato, ma la prestazione si gioca per vincere, si gioca per vincere, per fare i punti, per salvarsi e non per andare in Coppa dei Campioni, è chiaro che il risultato pesa nella valutazione complessiva, no? Fermo restando che se giochi una grande partita, prendi 6 traverse, ti negano 3 rigori, gli altri fanno mezzo tiro e fanno un gol, nessuno scrive che l'altro, certo, hanno meritato. Scriveremmo che la Ternana è stata sfortunata, che... ma ieri tutta questa cosa qui non la possiamo dire, perché perlomeno... cioè, quando la Ternana ha giocato male male, quando ha giocato un po' meglio, ha giocato un po' meglio e ha messo, fatto... e ha creato qualche situazione di pericolo nel computo, però... insomma, tu hai regalato un tempo in... totalmente, gli hai fatto anche gli hai regalato anche 2 gol, però secondo me il pareggio ci stava alla fine. 2-2 sarebbe stato il risultato più giusto, secondo ma me. È il risultato che a noi ci avrebbe fatto comodo, nel senso che saremmo stati tutti contenti del 2-2, però no, avrebbe anche rispecchiato le varie fasi della partita. Però siccome io sostengo che la Ternana è più forte dell'Entella e che una partita in casa in una situazione del genere, dopo che hai vinto a Pescara e dopo che ne hai perse altre 2 in casa consecutive, devi dimostrare qualcosa, non l'hai dimostrato, quindi sei colpevole 2 volte, perché la realtà è questa. Non hai dimostrato quello che avresti dovuto e voluto dimostrare. No, poi c'è una cosa che quindi... tra le gare, le dichiarazioni di fine gara di Breda che mi hanno lasciato perplesso, ad esempio la risposta alla mia domanda perché di Andà, ma in fondo di Andà anche lui è un terzino, vorrebbe vedere, cioè nel senso, la mia domanda era perché non Gonzales terzino, visto che ci ha giocato in Serie A nello scorso torneo. Lui mi ha risposto, ma in fondo anche di Andà è un terzino. Certo, non è che nessuno ti sta accusando di averci messo Dugangic terzino destro, è chiaro che Diendà è un giocatore di fascia, però probabilmente un'altra soluzione, vedi Gonzales, sarebbe stata preferibile. Un'altra cosa che mi ha lasciato... fermo restando, Luca, che Diendà il meglio lo ha dato da esterno. Da esterno alto. Alto. Non da terzino a 4. Nel 3-5 di Toscano, è il quinto. Dalla laterale a destra o a sinistra, mediano terzino a 4 di Andrea, ha giocato quasi mai. Assolutamente. C'era Ferraro a destra e Vidale a sinistra. Ma anche perché evidentemente dopo un lunghissimo stop non è ancora in grado di comprensibilmente fare al certo top, ma questo posto che dà veramente il 101% di Andrea, su questo non c'è dubbio. Sì, è da ammirare da questo punto di vista. Però la risposta di Breda mi lascia perplesso, così come mi lascia perplesso il fatto che non che dica, l'ho detto un paio di volte al sottoscritto e in altre interviste l'ho sentito, abbiamo scelto le soluzioni sbagliate sia in fase di possesso sia in fase di non possesso. Credo di poter tradurre, non è stato fatto quanto provato in settimana, credo di poter tradurre. L'ha detto, e allora se è così perché? Come mai? Che succede? Come mai la squadra prova per 5 giorni e quindi per 6-7 allenamenti certe cose e poi non le... ma non è la prima volta, non le attua in campo. Mi verrebbe da pensare a chi con l'Avellino è venuto fuori questo. Qui non c'entra molto la... però attenzione, possono essere anche riferite queste parole alle scelte sulla giocata. Si riferiva anche agli aspetti tattici comunque, perché l'ha ripetuto 2-3 volte. Sì, ma io ci ho fatto un'intervista uno contro uno, perché in sala stampa ero rimasto solo io, quindi l'ha detta questa cosa, l'ha ribadita, e proprio quando io sottolineavo il fatto che sugli esterni era stata una giornataccia sia per Gondo che per Furlare, lui mi ha detto, già, ma noi dovevamo metterli anche nelle condizioni di giocare, ovvero di dargli la palla nel momento giusto, invece portavamo di più la palla e andavamo centralmente quando noi centralmente non sfondavamo. Quindi, però, io, che significa questo? Che la squadra fa una cosa contraria a quella che dice l'allenatore? Boh, mi pare strano, insomma, non... E quindi qual è la chiave di lettura? Perché non... è difficile. È da capire. Da capire. Boh, non è che voglio aprire un caso su sta cosa, perché succede tante volte, no? L'allenatore dice, ma abbiamo provato una cosa, l'hanno fatta in campo un'altra, perché poi quando stai lì c'è la concitazione del momento, devi recuperare. Cioè, sì, però quello che mi lascia un po' perplesso è il fatto che in mezzo al campo ci sono giocatori con una certa esperienza, tipo Coppola, che evidentemente se la partita va avanti in un modo in cui non dovrebbe andare, l'esperienza di un giocatore come Coppola... Ma poi l'allenatore lo chiama e gli dice, abbia la gara, certo. Gioca di più. Chiediamoci se e quanto possa aver pesato il 2-3 in mezzo al campo ieri,
Busellato e Coppola, comunque peraltro a mio avviso alla fine sufficienti, sì, contrapposti a tre buoni giocatori, Palermo, Volpe, Troiano, da destra a sinistra. Palermo, secondo me, il più bravo dei tre, anche se viene dalla Lega Pro, dalla Cremonese. Dai, una partita. Volpe e Troiano, giocatori con buona esperienza anche in cadetteria. Quindi giocavamo due contro tre e non giocavamo esattamente contro degli sconosciuti o dei giocatori inadeguati alla categoria, tutt'altro. Quanto ha pesato ieri? Però ha pesato, eh? Sono giocatori, i tre hanno fatto, io per dire, non ho visto una grande prestazione dei tre, se non in fase difensiva, perché in fase offensiva, in fase di proposizione, l'interno, non hanno fatto niente. No, ha fatto in fase niente. Diciamo di diga, anche perché i due gol vengono, ribadisco, da due errori nostri, quindi non è che sono stati frutto di una costruzione di gioco. Prima un lancio frontale di Troiano, Troiano che la butta lì a cercare la punta, no? Ma pensava che la punta dribblasse, no? Dice, questo la Ternana fa quei gol, è inutile, no, che, cioè, avanti. È inutile fare tanti discorsi. La Ternana ha toppato la partita, siccome ne è stato pande parecchie, bisogna analizzare i motivi di questa, di queste, di questa situazione. Io soprattutto quello che dice Luca, in quello che dice Luca, cioè quello che dice Luca un po' mi preoccupa, nel senso, non so se lui ha gettato un attimino così sul tavolo della discussione la cosa, per però il fatto che l'allenatore sostenga che sono state provate delle cose in settimana, e ribadisco, l'ho sentito con le mie orecchie, almeno l'ha ripetuto per tre volte, e come mai poi non riescono sul campo, non vorrei che magari si sia un attimino tra virgolette rovinato il rapporto tra la squadra e l'allenatore. Magari ci vorrebbe il direttore sportivo oppure qualcun altro della società che in questo senso facesse un po' chiarezza, perché se no rimaniamo tutti quanti con dei grandi punti interrogativi. Forse semplicemente non tutte le ciambelle riescono col buco, ci sono giornate storte in cui semplicemente non riesce a fare quello che hai provato in settimana. Beh, insomma, io non vedo questo, veramente non posso immaginare l'ammutinamento. La congiura. No, mi sento di cancellarla proprio, cioè, questa. Credo che semplicemente non siano riusciti a fare quello che avevano studiato in settimana. E non ci sono riusciti per l'intero primo tempo. O magari anche perché l'Entella ha giocato in modo diverso rispetto a come magari si pensava potesse presentarsi. Si è difeso l'Entella. Comunque, si poi ragazzi, io continuo a ribadire, con risultati diversi, perché poi uno l'abbiamo anche vinta a Pescara e anche meritatamente, la Ternana soffre maledettamente le squadre disposte col 4-3-1-2. Quando il trequartista gioca benino, ma senza fare cose sfavillanti, Bastian dell'Avellino, quando gioca piuttosto bene Pedro Costa Ferreira ieri, e comunque gli ho visto giocare partite migliori al portoghese, o quando gioca a sprazzi, come è successo contro il Pescara. La Ternana soffre molto le squadre con tre centrocampisti e il rifinitore, perché poi il 3 contro 2 mezzo al campo lo puoi anche ammortizzare se il tuo giocatore tra le linee Basker, ma non Playmaker, quello che gioca dietro le punte, ma lo prendi mai. Ma per prendere il rifinitore hai solo una soluzione, una nel mondo: schiacciare le due linee, trasformare in corsa il 4-2-3-1 in 4-4-1-1, quindi in questo caso Gondò o Belloni quando giocava, e Furlan che si abbassano sulle linee dei mediani, formi due linee da 4 strette, ma strette, e a quel punto ammortizzi diciamo il rifinitore, lo schermi, altrimenti non c'è un'altra soluzione al mondo, cioè non bisogna. E questo è verissimo, però io dico, ma quando Costa Ferreira è stato pericoloso ieri? Mai. Quando loro hanno giocato in modo così imprevedibile, furibondo. Ma infatti non è stato particolarmente pericoloso, però creava un movimento tipo Bastian dell'Avellino, pur non facendo cose strabilianti palla al piede, costringevi i due centrocampisti a rincorrere, correvi all'indietro. Avevamo un'inferiorità numerica, cioè la presenza del rifinitore acuiva il 3 contro 2 dei centrocampisti, secondo me ieri i giocatori che ci hanno messo in difficoltà sono stati i due attaccanti che sono andati a correre dietro a tutte le palle, soprattutto che Caputo, mai l'hanno consentito di impostare l'azione in modo tranquillo, quindi hanno fatto un lavoro enorme, e poi quando hanno avuto la palla l'hanno messa dentro, ma o nei pressi della porta, si manca non è cosa da poco. Allora rinunci, perché se vuoi giocare 4-2-3-1 devi giocare con due uomini di quantità, Busellato e Coppola, che ribadisco stanno facendo un buon campionato e anche ieri secondo me hanno fatto la loro parte, ma non hai verificare le condizioni di Coppola, tra le altre cose, che è un affaticamento, ma non hai un palleggiatore, vediamo se è solo un affaticamento,
rinunci al tuo difensore migliore in fase di uscita dall'area, quello che vede meglio l'uscita del gioco e che è il piede migliore, Masi, è chiaro che ti precludi in partenza determinate giocate, no? Tutto questo potrebbe essere ammortizzabile se giocassimo a 3 in mezzo, 4-3-3, 3-5-2, ma determinate grazie a quello che è il modulo degli avversari. Se gioca con giochi con una squadra che gioca a 3 in centrocampo, adegua, visto che ad oggi non sei in grado di imporre il tuo gioco, certo. Perché la realtà è questa, perché anche quando hai vinto con il Bari, quella è stata la classica partita in cui tutto funziona, fai subito gol, raddoppio, soprattutto per chi la giornata storta, loro attaccano, tu in controvia, velocità sugli esterni, un massacro, e va bene. Se no, quando tu hai messo sotto proprio l'avversario, all'inizio a Pescara, mi pare il primo a tratti alla Latina, hai preso sempre tu la palla a tratti a Latina, a tratti però Se no, anche quelle partite commettendo degli errori, direi clamorosi, diciamo, perché sia a Latina che a Pescara ha rischiato di prendere il gol a Pescara, quello del vantaggio del Pescara, poi sì, e Latina quello del 2-2. E anche in quelle situazioni errori clamorosi, abbastanza clamorosi in chiave difensiva, e a Latina ugualmente, se non era Mazzoni, credo, sì, nel finale di partita ha rischiato di non di vanificare di pareggiare la partita, che ha riuscito a vincere con maggiore scarto. Certo. Sentiamo un attimo Giampaolo Taverni che scrive: siamo alle solite, continuiamo ad affrontare alla stessa maniera squadre bloccate che ci aspettano dentro la loro area. Il 4-2-3-1 possiamo usarlo solo con squadre che sviluppano il gioco. In certe partite casalinghe, dice Giampaolo Taverni, sarebbe più idoneo un più equilibrato 4-4-2, e in casa dobbiamo giocare con due punte. Il giocare di due punte in casa mi sembra sia stato un po' anche l'argomento affrontato in precedenza, no? Dicevamo Ciravolo troppo solo, al limite quel tipo di atteggiamento te lo puoi permettere in trasferta, magari se giochi sulle ripartenze te lo puoi giocare in quella maniera, però non so cosa ne pensiate voi. Ma io, per me, no, il calcio è fatto con gli attaccanti. Io lo dicevo prima, gli attaccanti determinano il gioco della squadra, quindi se ce l'hai falli giocare, finisci. Io, è anche bello vedere una punta davanti e tre a sostegno abbastanza vicini, quando ti riesce una volta su 10 che attacchi da una parte, la punta rientra, lancia sull'esterno uno dei tre, trequartisti. È successo anche un paio di volte a metà di quello, la mette dentro, e l'altro dall'altra parte viene, stringe, chiude l'azione. No, è bellissimo. Ci abbiamo fatto anche un gol con Belloni, mi pare, no? Col basso, col Bari. È bello, ma ti riesce una volta ogni passata di palla. Io credo che l'attaccante che è in area di rigore, che è abituato a frequentare l'area di rigore, perché noi abbiamo anche questo problemino, che non mi pare di vederne di giovanotti che dentro l'area di rigore, no, si stanno bene, stanno, certo, a loro agio. Se ce n'hai due, penso che qualche problema in più glielo crei agli altri. Certo, certo. Viceversa, in trasferta è chiaro. Puoi giocare con Rifinito. Giochi con una squadra che magari ha due centrali possenti ma un po' lenti, scusate la rima, non voleva essere, li prendi su un po' di campo, Ciravolo li mette in croce. Questo è evidente, però insomma in casa devi fare la partita, c'è bisogno ogni tanto anche di buttare sta palla dentro, come hai fatto l'ultimo quarto d'ora. Anche perché se c'è una cosa alternativa, no? Se c'è una cosa che fa molto bene a Menatti è la spizzata di testa, quindi magari lì ci vorrebbe che però chi sta vicino gli va a 60 metri. Però mi sembra che siamo un po' d'accordo che la risoluzione problematica della Terrana potrebbero nascere con il ritorno alla normalità di Avenatti, mi sembra. Beh, quello è, mi sembra proprio Avenatti estremamente. Ma il giocatore Avenatti dello scorso anno sarebbe veramente la girone d'andata. È un giocatore che in questa categoria insomma può fare la differenza. Enrico Pontecorvi, saluto a te, Ivano, Luca, Bibbo e Massimo. Quindi saluto tutti, Enrico. Se posso intervenire a livello tattico, dato che Breda giocava sempre con il 3-5-2 a Latina e quasi sfiora la Serie A, vorrei consigliargli di passare al modulo da lui preferito. Perché non lo fa? Valla a capire. Forse penso, noi. Ma perché forse Breda pensa di non avere i giocatori adatti per il 3-5-2. Se no era un Mi sembra evidente, insomma, dal suo punto di vista.
Però se non lo prova, cioè se lo dicesse. Se non lo prova è difficile anche avere risposte adeguate. Io dico la mia, farei giocare Mazzoni, Valiente, Gonzales, Masi, Vitale, Signorelli, Coppola, Busellato, Grossi, Ceravola, Venatti. Chi non risica non rosica, e considerato il fatto che in casa non famo un punto, sarebbe ora di cambiare e di svegliarsi. Sarebbe la mediana? No, quella che mediana è quella che abbiamo detto prima, vabbè, dai, i cinque, Vitale, Signorelli, Coppola, Busellato, Grossi, Ceravola, Grossi. Quindi senza, vabbè, Furlan. Se la giocano Grossi con Furlan. Senza Furlan. Chiaro, cioè, un giocatore come Furlan non può rinunciare. Sacrifichi... Oh, devo dire una cosa, perché è stata una bella iniziativa, dobbiamo dire, quando la Tornana, vuol dire, fa qualche cosa che non ci piace, lo diciamo, quando fa qualche cosa di bello, credo che sia doveroso elogiarla. Nel caso della, parliamo della maglia con cui ha giocato domenica, in cui c'era una mini bandiera della Francia proprio sul petto, sulla maglia della Tornana. E questa mattina la Gazzetta dello Sport portava proprio tra le tante foto anche quella della maglia rosso-verde, che credo Massimo sia stato un po' opera di Massimo, no? Tu scrivi, sì, per la Gazzetta. Sì, 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 gliel'ho mandata io. Prima inizio della partita pensavo la mettessero sul sito, invece poi l'ho vista oggi sul giornale, prima che in seconda pagina, quindi... Bella cosa questa, bella iniziativa. Non ho fatto io la foto. No, però voglio dire, hai pensato, hai avuto questa idea. Era una cosa che hanno fatto solo la Ternana, poi ho scoperto, quindi una delle iniziative più. Ma se non sbaglio c'è pure la foto dell'ingresso, del, non so se del Liberati, la terna arbitrale con i bambini che tengono la bandiera. Non credo, credo. A me sembra il Liberati, anche non so, non lo so, però insomma l'hanno fatto anche da altre parti, questa della bandiera francese, l'ho vista. Però sulla maglia credo. Sulla maglia solo la Ternana, no, è stata una bella idea. Bella cosa. Assolutamente. Complimenti. Carina. Sì, sì, chi l'ha pensata, è complimenti alla società, bravo. Complimenti alla società, cioè, che se non è stato la mente suprema della società. Il capo, però sì, il capo fa gli anni oggi. Ah, 31 anni? Ho letto che compie 31 anni, quindi beh, non è che l'ha festeggiato gran bene calcisticamente parlando. C'è un doppio, io di anni, volevo dire. Ma ieri come mai è andato in panchina, sapete? Si avvicina perché? Al campo, Trema Breda. Deve tremare Breda. Però dice che sì, non ci ha parlato Breda, no? Se n'è accorto, ha detto che stava in panchina, però non ci ha parlato. Sì, perché stava sulla panchina aggiuntiva, credo, non stesse sulla... Però si sta avvicinando. Sì. Prima non veniva a vedere le partite, poi veniva a vedere, poi la tribuna personalizzata, poi gli ingressi in campo, salutare i giocatori, adesso la panchina. Sono dolori. Tommy che gioca anche a calcetto, quindi... Hai visto a gennaio? È vero. Tommy Samoa. Dai, qualche stronzo, qualche sciocchezza, vabbè, diciamo, no? Se no, diventa troppo serio. Tommy Samoa, un tifoso di Civitanova, che ci scrive: siamo qui a commentare l'ennesima sconfitta interna delle Fere, e purtroppo inizio a preoccuparmi questo trend così negativo in casa. Ormai Liberati è diventato terra di conquista per tutti, senza che i rossoverdi abbiano o dimostrino un po' di orgoglio per i colori indossati. Anche il mister ci mette del suo con scelte cervellotiche a volte incomprensibili. Forse non sarà il caso, si chiede Tommy Samoa, di... ma questo è il mondo del calcio, dire, nel senso che quando c'era Toscano, dicevano fuori Toscano, cambiamo allenatore. Adesso che c'è Breda, fuori Breda e vogliamo Toscano. Insomma, il calcio è questo, purtroppo. Anche il mister ci mette del suo, dice... Forse non sarà il caso di cambiare e ritornare al vecchio manico. Non voglio pensare ad una retrocessione, ma la paura si fa sempre più forte e ci lascia nello sconforto. Diciamola tutta, facciamo pena. Scusa per lo sfogo, ma l'amore per le Fere non finirà mai. Questo è Tommy Samoa da, abbiamo detto, da Civitanova. Stefano Mancini scrive: troppi soldi per alcuni. Vediamo, c'era un messaggio di Roberto Mammini. Roberto, che è stato un ex calciatore, bravissimo tra le altre cose, uno che col pallone ci poteva mangiare, come dicevamo spesso, era una mezzala di quelle brave veramente. Roberto scrive: gli stessi problemi dello scorso anno, difesa fragile e non propositiva, meglio in trasferta quando si arrocca, mancanza di un vero leader difensivo e di centrocampo. Uno stadio che non permette di far sentire il calore del tifo, e questo susciterà le proteste di molti.
una tifoseria, dice Roberto, schizofrenica, che ha la presunzione di essere unica e che aiuta solo quando le cose vanno bene. Non certo da inno You'll Never Walk Alone. Spero di non aver fatto sgrammaticature con tutti sti maestri in giro. Vabbè, perché si riferiva a un signore che mi ha ripreso per una parola che avevo scritto su un articolo, che tra le altre cose era anche corretto, perché qual è si può scrivere con... è una forma un po' arcaica, un po' vecchia, qual è scritto con l'apostrofo. Però la forma corretta non è sbagliato. No, adesso si scrive senza posto. Sì, sono stato rimproverato perché ho scritto su Terni in Rete qual è il male oscuro della Ternana, e allora Roberto praticamente ha chiarito questo. Vabbè, succede, voglio dire, se sei nei social network non dovrebbe succedere. Ti ricordi la maestra quando per l'apostrofo come facevano? Io mi ricordo la maestra mia. La lacrimina, no? Perché la E veniva tagliata e allora piangeva, vedevi il percorso, la lacrimuccia, e lasciava l'apostrofo, che era una lacrimuccia della E che se ne andava. Tecnicamente credo che l'analisi di Roberto cose vecchie. Tecnicamente l'analisi di Roberto Mammini mi sembra che sia un'analisi lucida, no? E corretta. Sì. Allora, passiamo a un altro capitolo, l'ultimo. Penso si è parlato molto delle sostituzioni. Vabbè, quella di Masi per Diandà, vabbè, di quella ne abbiamo parlato. La sostituzione di Zukanzic al 25esimo e quella di Avenatti al 30esimo. Un po' troppo tardi, Fabrizio. Ma sì, l'ho detto prima. Io ci può stare magari quella di Masi all'inizio del secondo tempo, ma avrei buttato subito nella mischia anche Avenatti. Che comunque, anche se non è ancora il giocatore che abbiamo ammirato nel giro di andata lo scorso anno, però è uno che può sempre trovare la giocata, è uno che può mettere i compagni nella condizione di far gol, come è successo anche a Pescara, quindi un giocatore al quale secondo me Breda avrebbe dovuto ricorrere prima, ma dicevamo anche prima che probabilmente l'errore è a monte, qualcosa sbagliato all'inizio della partita. Il problema lì è anche una questione di Avenatti, è diventato un po' il problema Avenatti, il problema Masi, eccetera. Mi sembra che la piazza, credo che non si debba, nel fare le scelte, non si debba stare a sentire anche quelli che sono gli umori della piazza, perché altrimenti non ne vieni a capo di nessuna anche perché situazione. Perché quando Masi ha fatto gol, la piazza l'ha esaltato. Quindi voglio dire, lì devi decidere, insomma, dai o non dai fiducia ad Avenatti, al di là di quello che poi dice la piazza, Luca. Ma scusa Fabrizio. No, volevo dire che poi alla fine noi possiamo fare tanti discorsi, no? Però effettivamente l'allenatore questi ragazzi li vede tutti i giorni, quindi se indubbiamente, e li allena tutti i giorni, se indubbiamente ieri ha fatto quel tipo di scelte avrà avuto i suoi motivi, al di là di quello che può dire... che può sostenere la piazza o meno, però è evidente, tornando su Avenatti, che il giocatore non sta rendendo per quelle che sono le aspettative di tutti quanti, quindi magari avergli dato un turno di riposo probabilmente, oltre che per questi aspetti, sarà stato determinato anche dal fatto che magari in settimana non l'ha visto in grande condizione. Io leggo che, ho letto più volte che Avenatti mi sembra che da qualche settimana qualche si porta dietro qualche problema al ginocchio, però c'ha anche 20 anni sto ragazzo, insomma dovrebbe spaccare il mondo con col fisico che si ritrova. Io siccome non voglio passare per sclerotico, però ho detto e scritto che a mio avviso dovrebbero giocare i giocatori che stanno bene fisicamente, e quando l'ho scritto mi riferivo ad Avenatti, perché in una partita giocata male ad Avenatti l'allenatore ha detto alla fine della partita, dice, ma lui soffre da un po' di tempo, ecco, se soffre uno lo mette da una parte, sicura, quando sta bene gioca, perché ci stanno altri che stanno bene e probabilmente non capiscono per quale motivo non debbano giocare al posto di uno che... Quello che diceva un po' il nostro... Che non sta bene. Allora, se Avenatti sta bene, io dico che deve giocare, perché è sicuramente il giocatore di più alto qualità tecnica di questa squadra, posto che partecipi al gioco della squadra con la stessa intensità con cui partecipano tanti altri. Per quanto riguarda le sostituzioni, io avrei fatto le stesse probabilmente un quarto d'ora prima, tutte, a cominciare da Diandà, per dire
fermo restando che avrei messo centrale Dukancic piuttosto che farlo giocare sull'esterno, perché probabilmente lì no, perché poi abbiamo giocato con Ciravolo al centro nel momento in cui arrivavano i cross facili laterali, ma lì forse c'è stata un po' di confusione dettata anche dalla voglia di recuperare, insomma. Luca? Secondo me Masi è il nostro miglior difensore centrale di 7 incollature e Avenatti è la migliore punta centrale del campionato di 12 incollature. Se stanno bene sono inamovibili. Ora parliamo di un giocatore, Masi, presente 13 volte su 13, 10 volte come titolare, in panchina per scelta tecnica con Toscano contro il Livorno, in panchina per scelta tecnica con Breda a Pescara, subentrato per scelta tecnica sabato, ma sempre convocato e sempre tra i 20 in 13 partite, 10 volte titolare. Parliamo di un altro, cioè Avenatti, che è vero, ha qualche problema fisico, tendinopatia, ma siamo in attesa di una diagnosi più precisa, ma in ogni caso parliamo di un altro che ha all'attivo 13 presenze su 13, 3 volte è partito dalla panchina, una volta con Avincola a Salerno e nelle ultime due gare targate Breda, quindi 10 volte titolare, 3 volte subentrato. Su Masi sicuramente non c'è l'ombra del dubbio legata ad eventuali problemi fisici che a oggi fortunatamente non ci sono, a oggi. Avenatti probabilmente non è al meglio, ma io dico, ci può stare che a Pescara parta dalla panchina, anche perché tira il fiato, anche perché a Pescara ci può stare l'idea di una prima punta mobile come Ceravolo, tre mezze punte, ma anche perché gli puoi far capire che non è inamovibile, anche perché gli dai un segnale, posto te lo devi conquistare, ma che no? Per la seconda volta Avenatti debba partire dalla panchina, francamente mi lascia perplesso. Apro una parentesi, è anche vero però che anche nella settimana precedente, se gioca con una punta l'alternativa è Ceravolo Avenatti in panchina, non è che no, Ceravolo sulla tre quarti, una delle tre mezze punte, magari largo a sinistra, Fullar largo a destra e Falletti dietro il centro, ma cambia sto modo, comunque sempre nell'ambito del 4-2-3-1 che io non condivido. Detto questo, e detto che comunque anche nella settimana precedente la partita, ad onore del vero, la partita contro Lentella, Avenatti spesso si è allenato a parte, questo va detto, ma al di là di questo, ok, si sceglie di farlo partire per la seconda volta consecutiva dalla panchina, ma Avenatti non può entrare al 31esimo della ripresa, quindi giocare 14 minuti più 4 di recupero 18. Avenatti a quel punto, a parte che anche per Masi vale lo stesso discorso, io sarei partito con Masi titolare accanto a Meccariello, con Gonzales a destra, credo ve l'ho già detto ripetutamente stasera, va bene. Ma al di là di questo, ma secondo te Masi avrebbe dovuto giocare? Sì. No, perché non ho capito bene. Certo, ma al di là di questo parliamo invece di Avenatti. Avenatti poteva e doveva entrare, intanto doveva essere non il terzo cambio ma il secondo, e non doveva entrare certo al 31esimo ma diciamo intorno al quarto d'ora, perché una cosa è avere di fronte mezz'ora di partita più il recupero, una cosa è avere un quarto d'ora scarso più recupero. Partita 6-2-0, non 1-0. Tra l'altro, 6-2-0, esatto. Non solo, e invece il secondo cambio è stato, a mio avviso, posticipato e sbagliato. Posticipato perché è entrato al 25esimo il giocatore subentrato, e sbagliato perché è entrato Dukancic, mentre invece doveva entrare, secondo me, Avenatti. E doveva entrare, semmai, 10 minuti prima. Quindi io avrei fatto, dopo un quarto d'ora, dentro Avenatti. Eventualmente il terzo cambio lo posso posticipare anche forse dopo il 30esimo, magari aspetto anche qualche minuto in più, perché lì c'è sempre il pericolo di restare in 10 per un eventuale infortunio. Infatti poi quando è entrato Dukancic, cioè per qualche minuto abbiamo in un concomitanza col gol di Masi, siamo rimasti in 10 perché Dukancic è rimasto fuori per un problema alla caviglia. Ma il terzo cambio poi valuti in base all'andamento del match se mettere Dukancic oppure un attaccante esterno di ruolo come Belloni. Ultima cosa ma non ultima, vedere Dukancic entrare stabilmente come attaccante largo a sinistra, lui che ha la struttura morfologica e diciamo l'attitudine della prima punta, francamente anche se mi lascia lui, un modo perplesso. Lui ha dichiarato che in Croazia ha giocato spesso da punta esterna, va bene. Però siccome magari di punta centrale c'aveva uno alto 1,90 m di 100 kg, non c'aveva Ceravolo, esatto, ecco. È anche vero comunque che per esempio ogni allenatore la vede a modo suo, no? Ti ricordi, con, se non vado errato, non ricordo quale partita, forse con il Cagliari,
quando l'ha fatto entrare nella parte finale l'ha messo addirittura dietro a Venatti, addirittura certo. Come non dico trequartista, ma insomma quasi, per dire, insomma, a volte certo. Le esigenze della partita ti portano magari e comunque dovevi sistemare la difesa, perché dall'inizio la difesa andava male, quindi il primo cambio lo fai secondo me dopo mezz'ora, perché capi, prendi il primo gol, fermi tutti, sistemi la difesa, poi cominciamo a ragionare. È vero che è brutto sostituire un giocatore nel primo tempo, però se quel quarto d'ora ti costa anche un altro gol, beh, insomma, se certo. Permetti. Sì, ma la spiegazione del perché non Gonzalez terzino destro, qual è? Non c'è stata fornita? Evidentemente ha fatto una scelta diversa, ha detto, ha preferito questa soluzione che secondo lui gli dava maggiori garanzie. Perché l'avevate fatto, si è rivelata sbagliata. Certo, beh, ma questo lo verifichi sempre dopo. Calcio è così. Roberto Bertoldo, un saluto a tutti, ci domandiamo qual è il problema della Ternana? Se un tecnico capisce dopo un tempo e mezzo ci sono giocatori fuori ruolo e altri in evidenti difficoltà, mi sembra abbastanza chiaro il problema dov'è, dice Roberto Bertoldo. Mentre ecco, sembra aver... Non capito, scusami. No, dico, percepisco una leggera punta di ironia nei confronti del tecnico, Tantino. Roberto Barbarossa, la musica a casa è sempre quella, sempre più deprimente, vedere certi giocatori fare il loro lavoro svogliati ti fa passare la voglia di andare allo stadio a sostenere questi colori. E quello che dice Roberto Barbarossa. Beh, però io svogliati, francamente, non... Puoi giocare male, ma svogliati sotto no. Tono, ma svogliati non mi sembra, no. Comunque. Cioè, svogliato è quello che va lì contro voglia, che non c'ha voglia, però insomma non mi pare... Puoi giocare male, puoi giocare senza grande intensità, però mo, svogliati un po' eccessiva. Ma io definizione. Penso sempre che sia impossibile che uno va in campo. Anche perché sarebbe controproducente l'idea di giocare così no. Alla meglio. Magari non ci riesce. Ma sì, però... io non ho visto nessun atteggiamento svogliato, ho visto prestazioni sottotono, ma è una cosa completamente diversa. Io non riesco a capire. Come mai durante la settimana ti alleni sull'intensità, sulla concentrazione, e chi vede gli allenamenti vuol dire si rende conto che effettivamente sono duri, allenamenti duri, intensi, dove il preparatore atletico non dà un attimo di respiro ai giocatori. E poi la domenica in questo caso, quando vai in campo, vai a mettere in campo quelle prestazioni sotto ritmo, senza... Fai come alle Olimpiadi, no? Visto? Agli italiani succede spesso, che fanno il tempo per arrivare, per andare alle Olimpiadi, e lì arrivano al picco di condizione, quando ci sono le Olimpiadi, ci sono le gare, poi non si ripetono. Da questo punto di vista sono curioso di vedere la prestazione a Crotone. Beh, sai, c'è stato sempre, no? una prestazione... bruttina ha sempre corrisposto una buona prestazione, perlomeno speriamo, insomma, che andrà davanti. Ternana calda, è uno di quelli che corre di più, Una delle, forse la squadra più in forma. Beh, io non faccio il nome d'allenatore, però mi dicono che non tante settimane fa, insomma, cioè nel primo tempo ha corso come dannata la squadra di Juric. E si pensava che nella ripresa potesse calare, ha corso di più anche nella ripresa. Andrea Davanti, Ternana calda, tiepida, fredda, alla fine speriamo che sia Ternana salva. Sono 4 anni che navighiamo in queste zone della classifica, vuol dire che più o meno il valore è quello, a prescindere da chi siete in panchina, con il massimo rispetto per Toscano, Tessera e Breda. La stoffa è quella del salto la cuce come meglio può, ognuno il suo stile e caratteristiche tecnico-tattiche. Lieto di essere smentito con accesso ai playoff e poi magari alla Serie A. Cordialmente buonasera a me, a tutti gli ospiti e collaboratori di Notte Gol, anche a chi da dietro le quinte ci permette di godere della bella trasmissione, delle belle immagini che completano la stessa. Forza fere, sempre, comunque e dovunque, a prescindere da chi guida il sodalizio rosso-verde a qualsiasi livello. Questo è il messaggio di Andrea Tavanti. Poi c'è anche da dire che quando si fanno delle considerazioni sulle scelte dell'allenatore sono riferite alcune a scelte di fondo, il modulo ad esempio, il fatto della scelta di difendere la zona sui corner eccetera, altre sono legate alla partita in sé, certo. E nulla impedisce di cambiare completamente valutazione a fronte di un'eventuale partita successiva positiva o comunque diversa, cioè nel senso, noi, se la stessa formazione gioca bene a Crotone la valutazione è positiva, è diversa, certo,
Cioè, voglio dire, noi qui abbiamo discusso sulla formazione, abbiamo discettato circa la formazione, le scelte iniziali, che mi sembra nessuno di noi abbia condiviso, e anche molti internauti, e circa le sostituzioni, o quantomeno la tempistica. Ma questo non significa che Breda abbia disimparato a fare il suo lavoro, eh? E non è una valutazione globalmente negativa sull'allenatore, è riferita a quella una partita. Certo. No. Anche la scelta del modulo, a nostro avviso sarebbe più idoneo il 3-5-2 o il 4-3 o comunque 3 in mezzo al campo per avere più densità, ma il fatto che Breda scelga o abbia scelto fino a strade diverse non significa minca che non sia un allenatore di categoria, che non abbia capacità di lettura tattica, sono scelte. Ah, le sue idee... E noi siamo qui a discuterle, cioè, ma non è una critica assoluta. Cioè, no, anche perché avremmo detto e scritto, se la Ternana avesse giocato bene, che la scelta di Diandà, per esempio, coraggiosa, aveva pagato. Rischiosa in teoria, perché aveva dato defotti. Grandi, no, quindi... Anche perché il calcio smentisce, ti certo. smentisce dall'oggi Ma anche perché, tra l'altro, per far capire a chi ci ascolta, queste considerazioni le facciamo anche prima della partita, non dopo, soltanto dopo. Cioè, i dubbi ce li palleggiamo anche prima, quando vedi onestamente, dalla lista dei convocati... I dubbi sulla scelta di andare titolare a destra ce li siamo palleggiati, come dice Massimo, per tutta la settimana, noi qui in studio. Cioè, voglio dire, quindi... speravamo che fossero fugati dai fatti, non è stato così. No, questo sì, per dire tante volte, dai, ma perché la partita è andata male, allora... No. Per onestà bisogna dire questo. Francesco Fortini, prima di Francesco Fortini, Maurizio Bonifazzi, come al solito tutte le settimane, e io lo ringrazio, ci propone i suoi lavori grafici. Allora andiamo a vedere, questa settimana praticamente ha parodiato un film, forse un po' troppo pessimista, dice Maurizio Bonifazzi, non ci resta che piangere con Breda e Longarini, insomma, del resto guardando la partita, guardando anche la classifica, no, non ci resta che piangere, però un pizzico di ottimismo praticamente, anche se è un ottimismo relativo, legato più che altro, diciamo, a quel colloquio che c'è stato ieri nel dopo partita tra i tifosi, la squadra e lo staff tecnico. E allora ne ha fatta anche un'altra, Maurizio Bonifazio, di vignetta, questa è una vignetta vera e propria, e dico a voi, dove correte? Quando vi chiedevamo di tirar fuori le palle, non intendevamo di non prendere mai lo specchio della porta. Questo è praticamente un po' il senso di Maurizio Bonifazi nel commentare, nel riflettere su quell'incontro che c'è stato ieri nel dopo partita negli spogliatoi delle Liberati. Francesco Fortini, leggiamo anche un messaggio di Francesco Fortini. Salve, mi permetto di andare controcorrente, le critiche mi sembrano eccessive, abbiamo fatto diversi errori dei singoli e il risultato è stato condizionato da questo, tanti, troppi errori dei singoli. Vediamo i due tempi di gioco, nel primo siamo stati forse un po' molli, ma non è detto che all'inizio di ogni partita si debba partire sempre a mille, siamo stati attendisti, ma nonostante tutto comunque una palla gol l'abbiamo avuta e la partita poteva cambiare. Il secondo tempo siamo stati più aggressivi, forse anche aiutati da un'entella in calo, ed avremmo ampiamente meritato il pareggio. Ultima considerazione, dice Francesco Fortini, l'entella non è poi così scarso, vediamo alla fine del girone di ritorno quale sarà la sua classifica. Ribadisco comunque la mia fiducia in questa squadra, ampiamente superiore a quella dello scorso anno. Forza Fere, firmato Francesco Fortini. Quindi sul primo tempo non siamo perfettamente d'accordo, forse Luca abbastanza d'accordo, credo, con Francesco Fortini. Sì, no, cioè per me il primo tempo è stato mediocre ma non scandaloso, il secondo tempo è stato più che sufficiente. Io ribadisco, per me avremmo meritato il pareggio, cioè, la pensi complessivamente avremmo meritato di pareggiare, secondo me. Io sono un po' più pessimista da questo punto di vista. No, io resto per la mia, cioè, una partita che io mi aspettavo una grande Ternana, cioè cattiva, ma anche perché doveva dimostrare doveva, ma... avrebbe anche voluto, immagino, dimostrare che la Ternana vera era quella di Pescara, l'aveva annunciato lo stesso allenatore. Allora, quando aspettava una squadra matura, no? Quando tu arrivi, è come la finale, no? La finale Coppa dei Campioni, non conta giocare discretamente un tempo maluccio il primo, perché vincono gli altri. E allora io è quello, infatti, questa è una partita della svolta, l'abbiamo
e tu l'hai toppata. La realtà è che Roma ha perso lo scudetto in casa con Lecce, arrivando sgonfia alla partita finale. Lecce retrocesso, Roma che doveva vincere lo scudetto, 75.000 spettatori all'Olimpico, ha perso 1-3, ha perso lo scudetto. Cioè, a volte capita di arrivare alla partita. Ma qui a volte spesso. Capito? Perché il derby lo giochi come se fosse una partita di scapoli ammogliati. Con l'Avellino fai da pezzeria nei confronti dell'Avellino, con l'allenatore che stava in crisi, lo stavano per cacciare, se non qua c'era il risultato l'avrebbero mandato via. Lentella non ha fatto un gol in trasferta, ne ha fatti solo una volta, due, ma ne ha presi quattro, prendi due gol in 30 minuti, beh, insomma, penso che di indicazioni, e mi fermo alla parte di Breda di campionato, perché se ci metto anche quella precedente, insomma, diventa veramente pesante, no? Ma quante sconfitte? Quante sconfitte? 8 su 13 gare. Allora di che parliamo? E 4 su 7 in casa. Di che vogliamo parlare? Cioè, i numeri sono impietosi. Il numerico, il bilancio è catastrofico. Sono impietosi. Allora come faccio a essere indulgente? Ok, però questa è una visione globale e ad ampio respiro. Secondo me la partita di sabato non è stata così scandalosa. Su questo ormai è appurato che siamo di... Come quando i tifosi alla fine gridano sono il loro disappunto. Se lo esprimono rispetto alla partita in sé, secondo me è eccessivo. Se lo esprimono perché sono esausti per questa ininterrotta sequela di sconfitte interne, è una Ma è come dice Massimo però, no? Ma Luca, cioè io il giudizio lo do complessivo sulla partita. Sulla partita che io non posso accettare... voglio dire, perdo 2-0 primo tempo e poi salvo gli ultimi 20 minuti della partita. Ci mancherebbe. Però io volevo fare una domanda. Allora, Zampagna è uno che sa di calcio? Ecco, allora io stasera ho vinto 2-0 con Luca senza nemmeno discutere, che sul gol di Meccarillo ha dato ragione a me. Sulla difesa prima bisogna non prendere, ha dato ragione a me. A proposito, volevo dire, forse la difesa non deve prendere gol piuttosto che c'è un telespettatore 2-0 che... per me, Luca. C'è un telespettatore. Ma sulla difesa la penso anch'io, però come te. Adesso deve recuperare la prossima settimana. Ragazzi, ho capito. C'è un telespettatore che dice praticamente: ma non è che si lavori troppo a secco durante la settimana. No, non si lavora troppo a secco. Nel senso, viene svolto anche il lavoro con la palla. Fisico con la palla, quindi non solo anzi forse più con la palla che con e questo per dovere di corretta informazione. Maurizio Bonifazi si è preso anche la briga di scriverci, grazie a Maurizio. Maurizio non è che vuole dire ci va liscio. Cari ragazzi, ho visto la partita in TV perché in altre fere impegnato, praticamente era con la Terana Futsal, dico con molta umiltà, formazione sbagliata, campi opinabili e tardivi, Breda dici che non si è riusciti a fare le cose provate in allenamento. Bari, Latina e Pescara, pur giocando bene abbiamo concesso molto, rischiando il pari o la sconfitta. E se il problema fosse proprio Breda? Parlo di capacità e non di strani ammutinamenti. Saluto a tutti. E questo è chiaro, quando poi non ci sono i risultati, il primo a essere messo in discussione, in croce, Breda, anche se la media punti di Breda... Però al momento chi è messo in discussione, chi è stato messo in discussione fino ad oggi è la squadra. Certo. E qualche giocatore in modo particolare, cioè l'allenatore, nessuno ha mai detto... una virgola contraria a quello che va. Oggi qualche dubbio che noi ci palleggiavamo già da tempo, cominciamo a sollevarlo, ma non sulle capacità. Lo solleviamo, ma emerge anche dal parere di molti internauti. Sulla partita. Certo. Poi magari il ragionamento ti porta ad ampliare un po' le considerazioni e diventano considerazioni, come dice Luca, di ordine generale. Certo. Ma quindi, anche detto che il lavoro settimanale a me sembra di buon livello, parlo di quello tattico, per quello che possiamo capire, di quello svolto dal professor Batarangolo a livello atletico. A me sembra che gli allenamenti vengano svolti con grande attenzione dall'esterno, per quelle che sono le mie competenze. Cioè mi sembra che nulla venga lasciato al caso e che si lavori veramente con estrema professionalità. Dobbiamo dire anche un'altra cosa, no? Perché Breda è stato scelto proprio per questa sua caratteristica, che è un allenatore che lavora molto a livello tattico e che fa della duttilità una delle sue forze,
quindi essendo allenatore duttile è capace di giocare con diversi moduli, scelto anche per questo motivo a dispetto di altri che magari sono più portati per un modulo, sono più integralisti, più, un pochino più integralisti, quindi nessuno mette in dubbio le qualità di Breda, solo che la valutazione è sulle prestazioni e sui risultati. I risultati, come dicevo a lui, a Breda, domenica sera, tutto sommato, sono la salvezza, perché 13 punti in 8 partite, se fai i conti più o meno, ti salvi, all'ultima giornata, ma ti salvi. Le prestazioni non sono convincenti, questo non posso negare, soprattutto lo devo dire. No, perché negli ultimi tempi veramente in casa non mi ha convinto mai, nemmeno quando hai vinto con Novara, assolutamente no, ma anche col Bari è la partita sì, ma è particolare, capito? Tre gol in mezz'ora, certo. Vinci qualsiasi partita al mondo, ecco, siamo riusciti a perderla, mia, quella 2-0 io ci ho perso una cento, sì, però vabbè, se la rigiocano un milione di volte, è vero. Quindi in trasferta invece la squadra, almeno in quelle due circostanze, mi è piaciuta molto. A me è piaciuta più la squadra con il Cagliari, che ha pareggiato qui con il Cagliari, piuttosto che quella che ha vinto con Novara. Tanto per essere, e non faccio riferimento agli allenatori, sia chiaro. Nemmeno mi sfiora. Con Novara, voglio dire, effettivamente abbiamo ha avuto parecchia. Allora, per tranquillizzare tutti, Novara, la Ternana di Modena credo sia stata una delle peggiori in assoluto di questa stagione, mentre quella di Pescara è stata probabilmente la migliore. Ecco, così. E anche quella di Latina. E anche così pareggiamo il però la questione che sarebbe la migliore è Ternana Cagliari. Sì, però, io lo penso così. Anche caratterialmente parlando, sicuramente. Sì. A pareggiare in extremis mi avrebbe meritato di vincere. Ti ha entusiasmato, no? Dove hai visto la squadra lotta, grinda fino all'ultimo minuto. Ecco, allora, io voglio vedere, vorrei rivedere che verba quel tipo di grinta, di approccio. Sì, Pallini, Walter Pallini, questo è l'ultimo messaggio, credo, non ce ne sono altri, poi pubblicità e poi torniamo insieme per chiudere il programma parlando del Crotone. Non sono riuscito, dice Walter Pallini, a capire la sostituzione inizio ripresa tra Diandra e Masi, a prescindere dalla prestazione di Salif, ma sotto i due gol togliere un difensore per un difensore lo reputo una bestemmia. L'unica giustificazione è se Diandra si era infortunato, ma anche qui pongo un interrogativo, non era meglio inserire un difensore offensivo? Inoltre, avendo Meccariello in non buone condizioni fisiche, non era meglio mantenere Masi in panchina? Te ne fai troppe però di domande, Walter, eh? Aggiungo, spesso la Ternana cercava di saltare il centrocampo avversario con lanci lunghi verso Gondò, il quale solo rare volte riusciva a spizzicare di testa il pallone per la corrente Ceravolo. In altri frangenti la Ternana riusciva a sfondare sulle fasce, rimettendo al centro bellissimi traversoni, ma aveva sempre la meglio la difesa ligure, anche facilitata dagli attaccanti rossoverdi, che quelli messi in campo non sono bravi nello stacco di testa. Finisco nel dire che dopo quattro sconfitte casalinghe non è l'aria per andare in paradiso. Credo la trasferta di non è Cesena ma è Crotone possa essere una tappa fondamentale per i colori rossoverdi e soprattutto per la panchina. Ciao Ivano Mari. E questo, cioè, lui che saluta a me, non è che l'ho scritto io, sennò qualcuno potrebbe pensare che l'ho scritto io, no, assolutamente. No, ok, serie, è vero, c'hai cioè un attimo di defaianza, di defaianza sulla trasferta di allora, saluti te Vaiani interviene cercando di far capire appunto a Walter che Diandra è stato tolto per non fargli fare un'ulteriore brutta figura. Ha dimostrato per il momento la biglia larga e per il suo bene, secondo Fabio Tavagliani sarebbe bene che andasse praticamente un anno in prestito in Lega Pro per giocare con continuità e quindi ritrovare praticamente la migliore condizione. Allora, pubblicità e poi torniamo insieme per l'ultima parte della trasmissione per parlare del Crotone. C'è qualche novità, qualche notizia del Crotone sul Salzano, su Modesto e sull'altro non mi ricordo il terzo, di la vecchiaia fa brutti scherzi. E vabbè, ci penso adesso dopo durante la pausa pubblicitaria. Linea ad Alberto Francioli. Sì, eccoci qua. Allora, prima che Luca ci parli del Crotone, Maurizio Seri ci dice: approvo in pieno la foto di il lavoro grafico di Maurizio Bonifazzi e cito un commento di un tifoso presente ieri a Liberati. Oggi i nostri non piano la porta, manco se gliela spostano con le rotelle. Un saluto a tutti. Gianni Breccolini:
la butto là, stasera in una trasmissione c'era un Agostinelli arrapato al solo sentire parlare di Ternana. Alla domanda Agostinelli cosa ne pensi del Perugia, lui risponde ma sinceramente non posso dire più di tanto perché seguo molto più la Ternana, sarà perciò che ho passato a Terni. Ho detto tutto, serve gente che abbia voglia di aspettare, dice Gianni Breccolini, di aspettare il sabato per andare a giocarsela con l'animo dell'ultima sfida, è questo che manca e questo è il compito dell'allenatore anche. Ecco, okay. E quindi chiudiamo con i messaggi ringraziandovi per... Sì, ma lo vogliamo dire che le minestre riscaldate non ci piacciono? Sì. Beh, anche perché... Posso scaldare troppo vecchie, capito? Cioè, fosse sono il giorno... passati, era 2000-2001, 2001-2002. Fosse del giorno prima, alla fine uno... Via via. Beh, insomma, è andata anche a mare la minestra, eh? O no? Si è rovinata? Ormai? Beh, neanche un po'. Un po' di tempo è fuori dai giochi. Anche perché mi pare che dopo l'ultima la... è Varese ha fatto l'ultima. Sì. Quante partite? Ha subentrato? Cerchiamo di essere seri, per favore. Sì, vabbè, questa penso era una butade. Una... No, spero. Una... No, io è un invito che faccio al mondo intero, cioè, ovvero cerchiamo di essere seri. Se uno deve cambiare allenatore, che ne prenda uno di attività. No, uno che si inventa, no? Ma che tu pensi che ci sia la possibilità, il pericolo... che possa cambiare allenatore la Ternana? Adesso no, però il calcio è fatto di risultati, eh? E quindi Breda come Baroni quando è venuto a Terni, che gli ho fatto la stessa domanda, sei a rischio, mi ha detto io sono a rischio sempre, faccio l'allenatore, se non vinco è normale che mi cacciano, poi ne ha vinte 5 di fila e quindi sta a posto, è la stessa cosa. Perché perdi a Crotone e non vinci in casa la partita successiva, che classifica, che, qual è la classifica? Io mi auguro di vincere a Crotone e vincerne 8 di fila, questo scanso equivoci. Dopo però, Crotone, quindi sarebbero 9. No, certo, 9, che era il numero più 3, 27, più 3, sono 40. Però, capito, non c'è da stupirsi di niente, no? Cioè, tu pensavi che Toscano desse le dimissioni? No. Allora... Che potesse esserci un contrasto, un attrito tra Toscano e Simone Longarini, che erano amici, che andavano amici... a giocare a calcetto insieme? Il calcio, perdi le partite e ti dimetti e l'amico non fa niente per trattenerti, tanto per capire. Però vedo, qui c'è da dargli atto, che è un comportamento che in linea di massima viene ripetuto, cioè non è che va negli spogliatoi, parla con l'allenatore alla fine della partita, si mette lì, no, da questo ti punto manda di il messaggio via internet e evidentemente parla con il direttore sportivo, come aveva detto il referente dell'allenatore, no? È il direttore sportivo, quindi evidentemente questo è come aveva detto, no, non faccio interviste, comunicherò attraverso, sì, attraverso gli organi ufficiali, ovvero il sito internet della Ternana, se ho qualche cosa da dire. Luca, Crotone ieri ha impattato a Lanciano, giocando una gara opaca. Io non l'ho ancora vista, mi riprometto di farlo, però ho visto la sintesi e ho letto, insomma, i commenti della stampa crotonese che erano abbastanza delusi. Credo però che giocare una partita sottotono in trasferta alla 13esima e comunque pareggiarla ed essere secondi in classifica hanno subito gol all'89esimo, all'86esimo gol di piccolo, esatto. Che vuole a 5 ed essere comunque secondi in classifica dopo un primo terzo di campionato eccellente, voglio dire, sia una condizione di assoluto privilegio. Poi, voglio dire, ti sei contento, lascio, no? Noi eravamo a Crotone quest'estate e che cosa dicevano gli spogliatoi a Crotone? Cioè, quest'anno è probabilmente abbiamo venduto i pezzi migliori e ci sarà da soffrire, insomma. Il collega di Esperia TV diceva proprio questo qui, diceva, Crotone si è salvato l'anno scorso all'ultima giornata pareggiando in casa con l'Entella, mentre noi maramaldeggiavamo sul Varese, sul malcapitato Varese, arrivando dodicesimi, ecco,
No, non lo dico con ironia. No, no, no. Noi siamo arrivati ai dodicesimi. Di fatto ci siamo salvati la penultima giornata, cioè l'abbiamo scoperta all'ultima, sono serio. Ma i punti conquistati. Con tutte quelle combinazioni che ci avevamo sotto. Però mano. I punti conquistati di fatto si sono rivelati. Si sarebbero rivelati sufficienti già quelli conquistati però, con la vittoria di Modena nella penultima giornata. Mi insomma, sembra un po' una presa in giro, però, tutta questa cosa. Cioè, no. Anche il primario, cioè ti salvi all'ultima giornata e finisci in nono. Diciamo, come è possibile? È vero, cioè sto lì a soffrire. Che lì ci sono salvati la penultima. Però uno si ricorda. Siamo arrivati noni per la classica vulsa, no? Uno si ricorda solo che hai sofferto fino all'ultima giornata. Questa vabbè, è la storia. Noi mi ricordo, io ricordo che il viaggio di ritorno da Modena l'abbiamo passato a fare le tabelle insieme a Davide Micacchi da casa, certo. Stefano Micheli da casa, e noi ugualmente con eravamo convinti con l'ansia, di essere virtualmente stati, però mancava di io ho passato a festeggiare invece al ristorante. Ho festeggiato. Comunque invece il crotone ha veramente il giorno dopo ho chiamato Luca e Ivano che mi hanno detto quali erano le combinazioni. Abbiamo fatto non sarei riuscito a farle. Diciamo fino alla partita di, insomma, all'intervallo della partita di Modena eravamo molto preoccupati anche perché eravamo sotto di un gol. Poi partita ribaltata, vinta con merito e tutto è finito bene. E poi alla fine è arrivato il dodicesimo posto, che certo non fotografa un campionato di sofferenze, ma il posto finale è quello, classifica la mano. Il Crotone invece all'ultima giornata, se avesse perso in casa con l'Entella, sarebbe finito nei play-out. Ha pareggiato, si è salvato, quest'anno estate ha perso Maiello e Ciano. Allora, una squadra che si salva in extremis, che perde i due giocatori migliori, che parla a giocare uno in Serie A, Maiello, e un altro con una con squadra. Con Maiello ci hanno di fatto un leader. Ciano. Con Maiello ci hanno fatto un plus valore che Dio ce ne scambi il libero. Lì è stata una bella operazione di Napoli, che prima gli ha regalato e poi l'ha comprato. Bello. Dopodiché Ursino ha fatto come dire, un buon lavoro, una miscela di giocatori esperti, vedi Paro, che peraltro ha voluto con sé Juric, che lo aveva con sé anche l'anno scorso a Mantova, di giovani interessanti, mi viene in mente Yao che non conoscevo, giovanissimo difensore scuola Inter, molto bravo, davanti hanno pescato un croato che giocava nella B tedesca, Budimir, che in un anno e mezzo nel San Paolo Amburgo ha segnato un gol. E poi strano, noi San Paolo è roba nostra, invece niente. Hanno confermato un giocatore che scuola Roma, che secondo me in questo momento è tra le punte esterne migliori del campionato, un vero pericolo costante, Ricci, sì. E al pari di Caprari sono della stessa classe e vengono dalla stessa annata, dello stesso settore giovanile, cioè quello romanista, stanno vivendo l'anno della definitiva consacrazione. Ma soprattutto il Crotone gioca un 3-4-3 efficace e anche divertente. Luca, parlano molto bene di Stojan. Stojan, giocatore straordinario, di grandissima qualità, però qui parliamo di uno importante, certo. Che ha fatto già la B ad alti livelli, però si è lanciato in Agol Chievo. Quest'anno sta giocando finalmente con continuità, esatto, no? Io esatto. Lo paragono un po' al nostro Falletti, no? Che ha fatto sempre alti e bassi, quest'anno mi pare Falletti che stia giocando su un livello costante buono. No? Falletti potrebbe essere uno dei giocatori penalizzati dal 3-5-2. Che certo, io penso che Falletti possa giocare anche la seconda punta o scusate, stavo divagando, però no, stiamo sì, dialogando. Comunque sarebbe penalizzato. Beh, ma potresti fare anche un 3-5-2 col vertice alto o una sorta di 3-4-1-2 con Falletti dietro le punte che si abbassa su rispetto ai mediani. Scusa, ti ho interrotto. Comunque tornando al Crotone, è una miscela che funziona e ha ecco, veramente tu vedi giocare il Crotone e ci vedi palese, evidente, netta il marchio di fabbrica del sollevatore di Juric. È un 3-4-3 che chiaramente, come sempre accade con questo modulo, espone a qualche rischio, perché sbagli un movimento ti trovi l'avversario di fronte al portiere, molto dispendioso sul piano psicofisico, ma siamo ad un terzo di campionato. Per il momento il Crotone è meritatamente al secondo posto. Ha perso la prima partita a Cagliari largamente 4-0, ma anche perché poi è rimasto in 10, poi ha inannellato risultati straordinari e credo pratichi il calcio più bello della categoria a oggi. Una squadra aggressiva, molto veloce, con tre punte importanti, compreso questo Budimir che io non conoscevo assolutamente. Budimir è uno vero, ma è guarda, assomiglia a Dugancic, ha la stessa struttura fisica, e come Dugancic è croato e come Dugancic è mancino, però ha qualche anno di più, è più giocatore, è più giocatore, ma soprattutto è uno che non si ferma mai,
va in pressione, io ho visto qualche partita del Crotone, va in pressione sui difensori, cattivo anche quando va a concludere, va sulla palla, non è che ci va. No, ma cattivo proprio stricto senso, perché io mi ricordo la partita con la Salernitana, che il Crotone ha stravinto stradominandola, ma il primo gol nasce da un suo gomito alto su un giocatore del, credo, Moro, della Salernitana, fallo non rilevato dall'arbitro, l'azione si sviluppa, gol. E questa stessa cosa, questo stesso discorso del gomito alto in elevazione, Budimir gliel'ho vista fare anche nella partita che il Crotone ha vinto contro l'Avellino, 3-0. Cioè, uno che lavora molto con i gomiti, che quando salta allarga le braccia. Non sto dicendo che sia un giocatore violento, scorretto, sto dicendo che è uno che lavora con le braccia, che quando salta ti può mettere in difficoltà. E poi non so perché sono quelle situazioni che spesso gli arbitri o non vedono o decidono di lasciar correre, di non sanzionare. Perché è uno sport di contatto il calcio, quindi al colpo che ti dà l'attaccante c'è il colpo che ti dà il difensore, pareggi, fai alla fine, insomma, chi è più e forte. L'arbitro lascia correre l'azione. Sì, perché se no la fischia non si giocherebbe mai. Se ad ogni contatto tutto è 0-0, perché non finirebbero mai un'azione. No, ma soprattutto a minuti giocati 18. Sì, vale meno. Comunque, beh, sto Budimir, per quello che ho visto, mi piace molto, perché, ripeto, c'ha una canna, una voglia di andare che mi ricorda Zazza. Tanto c'è grande entusiasmo poi. Il Crotone è passato da una media spettatori di 4.000 scarsi ad una media di 6.500-6.800. Allo stadio uscita di Crotone 6.500-7.000 persone si sentono. Ultima cosa, hanno delle coppie di giocatori. A destra sta giocando Zampano, fratello gemello di quello del Pescara, che ci ha messo in difficoltà. Che è poi il figlio di Zampano. Assolutamente, guarda caso, sono fratelli gemelli e hanno perfino lo stesso cognome, tu pensa? E sono entrambi nati a Genova, gemelli, incredibile. Ma sembra che addirittura contemporaneamente, e a parte gli scherzi, e tra l'altro ha sbloccato il risultato nella penultima partita, quando il Crotone ha vinto con l'Avellino 3-0. E c'è la riserva che è Balasa, un giocatore rumeno, secondo me molto bravo. A sinistra il titolare presunto sarebbe Modesto, che ha qualche problema fisico, sta giocando Martella, che comunque è un cotitolare, e anzi nell'ultimo mese anche in Coppa Italia, sì, e nell'ultimo mese è stato determinante, che non è parente del dottor Martella, che, no, ormai siamo fortissimi sulle amicizie, le parentele. Oh, in mezzo al campo hanno dei giocatori che funzionano. Hanno puntato su due giocatori svincolati dopo la estromissione del Varese dal calcio professionistico, hanno caratteristiche diverse, ma sono entrambi molto bravi. Capezzi, che non è né un mediano né un regista, diciamo è un centrocampista che abbina quantità e qualità. Gioca sotto. Barberis, che invece era un pupillo di Dino Pagliari, che l'ho avuto con sé a Pisa, giovanissimo, che è più tecnico. In questo momento sta giocando stabilmente Capezzi, che comunque, ripeto, non è un centrocampista di quantità come lo immaginiamo, ha anche piedi più che buoni. E accanto a lui gioca Salzano, però contro la Ternana non ci sarà, perché si è infortunato contro l'Avellino in uno scontro con Mokulu e ha avuto la peggio. E digli che gli ha fatto che gli ha fatto ha subito un intervento chirurgico, esatto giovedì, tra nelle zone che prendono sempre all'ombra, gioielli in famiglia, è stato un intervento delicato, fortunatamente è riuscito bene. È chiaro che però il ragazzo adesso conferma che Mokulu stagli lontano, perché comunque è chiaro che Salzano dovrà osservare un periodo di convalescenza, e chiaramente contro la Ternana non ci sarà. E al suo posto giocherà Paro, appunto, dicevamo, un fedelissimo di Juric. Quindi è una buona squadra. Paro, la difesa c'è Dos Santos, il Juventus brasiliano, in Serie B Paro giocava, sì, il brasiliano che ormai da tanti anni milita in categoria, Clayton Dos Santos Machado. Vedi? Che secondo me è un buon giocatore, ma come dire, per usare una litote, non è rapidissimo negli spostamenti laterali. In una difesa a tre è protetto dai due marcatori accanto a sé, però se dovessimo azzeccare qualche combinazione veloce, qualche scambio 1-2, dai e vai, raso terra, potremmo metterlo in difficoltà. L'ultima notazione, il marcatore di centrosinistra, quello che la Ternana non ha, secondo me è bravissimo. Come il mio marcatore di destra preferito è Postigo dello Spezia, peccato che lo Spezia abbia subito 35 gol, ma questo è un dettaglio.
il mio marcatore penso se non c'era Fossico, senza Fossico non avrebbe 50, sarebbe un giudizio di Luca Giovannetti, certo. Così era lui che aveva preso in consegna per Chiorri, no, tre gol. Vi invito a guardare con attenzione, sono serio, Ferrari, ex Gubbio, sì, credo che sia 94 o 93, molto bravo, strutturato fisicamente, molto bravo con i piedi, mancino naturale, bravo anche nel giropalla veloce, una vera rivelazione. Beh, io volevo aggiungere una cosa, io a Crotone non ho mai perso. Sì. Una volta che non sono venuto avete perso. Noi abbiamo perso in Coppa Italia. Noi abbiamo perso in Coppa Italia. Io c'ero? C'ero? No, non c'ero. Allora? No, non c'ero, vero. Vedi, io Crotone. Io sono sicuro che fanno una partita. Tappa fissa a Crotone. Che no, io sulla prestazione sono pronto a scommettere. Cambierà modulo a tuo avviso? Dubito. Dubbio? Dubito, dubito. Io cambierei. Perché... ma farei una scelta di campo definitiva, punto su quello e vado avanti con quello. Questo utilizzato fin qui ha dato risposte ondivaghe, una volta sì, una volta no, da qualcosa dipende sta roba. Io non ci credo all'aspetto psicologico, dai, veramente, se no che poi ci possa essere un po' di ansia da prestazione perché devo, va bene, però una volta che dai il primo calcio al pallone svanisce tutto, pensi alla partita, non è che stai lì a soffermarti, no? Dai, diciamo, mamma mia. Certo. Ecco. Ma infatti, volevo dire una cosa, Luigi Vitale è stato, secondo me, frainteso da qualcuno. Lui ieri non voleva dire soffriamo illiberati per il pubblico, lui voleva dire soffriamo illiberati perché continuiamo a perdere e dopo un po' che perdi ti viene l'ansia e dici mamma mia, stavolta che succede? Cioè, ma non si riferiva al pubblico, eh? Lui l'ha anche esplicitato, poi alla fine l'ha spiegato, ha detto io non mi riferisco al pubblico. Ma lo immagino. Ha detto anzi ci dà una mano e auspico che si stringa ancora di più intorno a noi. Lui si riferiva all'ansia da prestazione che scaturisce da una serie di sconfitte. Senti, ma quando lui dice nell'intervista, l'ha ripetuto più volte, sia in radio a me che poi ho sentito anche l'intervista di sera al Galileo Sport, cioè perché sì, perché noi siamo una grande squadra. Lui è convinto. Lui è convinto. Tutti sono convinti. Tutti sì, sì. Sono convinti. No, no, ma io poi ho parlato con lui, è convinto che la Ternana sia una squadra che può risalire verso le zone medio alte della classifica. Capito, sono tutti convinti, noi siamo convinti con loro che la Ternana vale più di questa classifica. Beh, non so quanto vale perché alcuni giocatori più di questa sicuramente sì. Alcuni giocatori non li ho mai visti giocare, quanto possa risalire non lo so. Non so come, magari metto Signorelli e Grossi dentro la squadra, mi cambiano, io non l'ho visto mai giocare, quindi non posso dire quanto possano loro incidere sulla squadra. Penso che possano incidere, anche perché, ripeto, è vero, noi stiamo dicendo all'inizio, fai una scelta, caro Breda, prendi, ripeto, 14-15, quelli giocano, scelta definitiva e non se ne parla più. Però nel corso del campionato c'è bisogno di ricambi e se i ricambi sono di buon livello, come sembrano essere quelli della Ternana, è un bel vantaggio. Insomma, non è che devi andare a sperimentare, non sei costretto, a meno di epidemie, ad adattare come succedeva negli anni passati, manca un terzino sinistro, ci adatto quello che gioca a destra, la mezzala che la tiro giù, c'entra avanti con lo sposto di qua e fai un po' di confusione, diciamo, un eufemismo. Oggi hai la possibilità che ti manca il centravanti, ci metto un altro centravanti, mi manca un esterno a destra, ci piace. Hai alternative valide da poter proporre. Con questo, con il materiale umano che c'è, io credo che si possa fare un campionato dignitoso ancora. È chiaro però che devi dare una risposta sul campo, ti devi muovere perché se poi dopo l'ansia non è più da prestazione, l'ansia è da affanno, da qua alla gola. Vediamo un attimo la classifica, il problema dopo diventa. Perché ecco quello, non l'importante è non perdere contatto da quelle squadre che ti sono davanti, perché ce ne sono diverse. All'indietro. Se ti stacchi all'indietro diventa problematico e veramente dopo ti viene l'ansia. Ma l'ansia è veramente da qua alla gola, a fuoco. Quindi ti potrebbe essere problematica. Quindi se ti crea un problema giocare con l'Entella alla 13ª d'andata, immagino cosa possa succedere alla 35ª. Insomma, una distanza di 4 punti, dallo Spezia alla Ternana all'Ascoli ci sono 4 punti di differenza, quindi ci sono tantissime due risultati, 2, 4, 6, 9, 10 squadre comprese la Ternana, anzi 11. L'importante è non perdere, ecco l'importanza che diceva sottolineava prima Massimo e anche Riccardo Zampagna dello 0-0, no? Un risultato di parità. Tre pareggi.
3 pareggi, 6 a 17, pensi ai playoff. 3 pareggi invece di 8 sconfitte, 3 pareggi. Capito? Ma veramente è incredibile. No, l'importante, l'obiettivo è quello di rimanere agganciati in attesa, poi magari che effettivamente la squadra, credo che Breda ha cominciato a conoscere un po' tutti gli effettivi, no, le potenzialità degli effettivi, quindi può fare anche delle scelte definitive a livello e di alti e bassi così ti danno l'idea di una squadra senza identità, perché una squadra che ha una sua identità mantiene una regolarità, un passo di rendimento, questa non ce l'ha, quindi è una squadra alla ricerca della propria identità. L'identità che te la dà il modulo e le scelte di formazione, ovvero l'identità, sì. Giochiamo così, giocano questi a meno di, e quindi c'è quella continuità, anche quella conoscenza dei giocatori e dei movimenti che aiuta. Poi, se questo dà anche risultati, allora arriva anche la continuità. Ma se, ad esempio, senza Vitale, considerando inimmaginabile il lancio di uno che spesso rimane fuori dai convocati, lo porto, 96, non mi sembra lo scenario adatto a farlo esordire a Crotone. Ma poi in centrale anche lui, insomma. Beh no, lo porta, è un laterale mancino, però insomma, 96 non ha messo mai piede in campo. Considerando molto poco, molto improbabile la conferma di Diandà titolare, secondo te difesa a 3 oppure se rimane la difesa a 4 chi gioca a sinistra? Valiant. Lo chiede a Massimo? Sì. Ma poi lo chiedo anche a te. O Massimo o Valiant, gli unici che possono. A 4? Io giocherei a 3. Cioè hai giocato e hai giocato anche dignitosamente a 3. Tu Fabrizio? Non credo che cambi modulo. Certo, l'assenza di Vitale potrebbe essere un'indicazione, potrebbe portarlo a quella scelta, ma credo che andrà avanti. Secondo me che vada avanti con la difesa a 4, ma se recupera Janse, potrebbe spostare Zanon a sinistra, Gonzales a destra e giocare con Masi e Meccariello centrale, oppure Masi e Valiant se. Quindi Zanon ha spostato a sinistra. Questo ce lo studieremo durante la settimana. Non è che un cambio di questo genere della difesa 4 non è che sia meno invasivo di un cambio di modulo. Perché su una difesa 4 che cambia ruolo a tutti e 4, è meglio che giochi a 3, almeno 3 giocano nel loro ruolo, perché questa è la storia. Però nella mentalità di un allenatore il passaggio alla difesa 3-4 è. L'ha fatto. L'ha fatto però per emergenza, cioè per una situazione ma io vorrei capire una cosa, no? È vero che di concetto passare dalla difesa 4 alla difesa 3 o viceversa è una svolta radicale, ma è anche vero che Breda con la difesa 3 è arrivato a 35 minuti dalla promozione in B con Latina, virgola. È anche vero che senza averla provata in allenamento, e non capisco perché non sia stata provata, vista la cura con cui svolge gli allenamenti settimanali, l'ha azzardata dopo l'intervallo contro nella partita di sabato contro la Virtus Entella, e ha funzionato discretamente, cioè voglio dire ha funzionato discretamente senza, a mio avviso, il miglior difensore per la difesa. Allora, 3. Perché azzardare con esiti discreti, poi, perché alla fine del secondo tempo la difesa 3 senza peraltro avere Valiant, no? Con Meccariello che stava, era consapevole dell'errore commesso, era veramente stava in difficoltà, ecco, lui, e non ipotizzarla avendo una settimana, 5 giorni di tempo per prepararla e avendo di nuovo a disposizione Valiant per la trasferta di Crotone. Almeno per me, io che non sono allenatore della Ternana, meglio per la Ternana, giocherei a 3 se non recupero Janse. Se recupero Janse faccio un ragionamento diverso. A meno che lui non pensi che contro le 3 punte, il tridente secco del Crotone, perché è un tridente vero, con 2 punte esterne molto veloci, sia meglio avere la difesa a 4 per avere i 2 centrali su Budimir e i terzini che giocano sugli attaccanti esterni. Potrebbe fare questo tipo di valutazione. Sì, vediamo durante la settimana quello che accade, come preparerà la partita. Andando vediamo se a un certo punto ci saranno i 2-3 allenamenti a porte chiuse. Due sicuri, forse 3. Se ci fosse una che partenza anticipata? Fare? No, partono venerdì pomeriggio in aereo e tornano. Un ritiro a Roma?
No. Vabbè, per lo meno ad oggi no. Io sto creando un po' di problemi. Perché vuoi andare avanti? Fabrizio, ha fatto piacere veramente rivederti. No, grazie a voi, è stato un vero piacere. È come essere tornati in famiglia. Quindi grazie dell'invito. Un po' più in là ci risentiamo. Grazie quando la Ternana vince. Grazie. Lo invitiamo una sera quando la Ternana vince. Grazie, grazie. Grazie a Fabrizio. Grazie a Massimo Laureti. Grazie a Mento, a Luca Giovannetti. Grazie, buonanotte a tutti. Chiudiamo questa lunga puntata della nostra trasmissione del lunedì sera. Ringrazio Alberto Francioli in regia, un ringraziamento a Maurizio Bonifazi, a tutti coloro che ci hanno visto e a coloro che ci hanno seguito anche attraverso lo streaming e attraverso i messaggi appunto che hanno mandato, ma anche coloro che ci hanno visto direttamente in TV. La televisione è normale, insomma, adesso c'è questa, va di moda lo streaming, però è anche bello lo streaming, perché poi c'è chi ci vede addirittura da Ankara, c'è un amico che un telespettatore che ci guarda da Ankara, quindi una volta era impensabile, no? Fino all'anno scorso c'era gente, quando collaboravo con un'altra emittente, con Teleterni, con lo streaming, per dire, c'era un ristoratore di San Paolo del Brasile, Ternano, stava giù, che faceva i gruppi d'ascolto quando c'era qualcosa e vedevano, cioè il padre di Litteri, per esempio, a Catania, uguale, tutti intorno alla televisione, aspettare, che ogni tanto li salutavo, ma li vedi, sono cose belle, ti fa piacere. Certo. Quindi non esci dalla conca, la tecnologia, insomma, no? Avanza e noi, anche se restiamo un po' datati, ci proviamo, zavorrati. A proposito, visto che hai fatto un passo incredibile nelle ultime settimane, hai creato la tua pagina di Facebook e manca, non è finita, manca qui. Giovannetti, ecco. E non è finita qui, vedrai tue sorprese. Manca Giovannetti, sono scatenato. Praticamente in tutta Italia ci sono solo Sploglio senza Facebook, saremo una decina in tutta Italia. Io sono scatenato, peccato che non lo so utilizzare, però che altro vedo, amici, non ci capisco niente. Allora ti chiedo un'amicizia. Certo. Grazie a tutti voi, buonanotte, naturalmente c'è il telegiornale e poi la replica anche domani intorno alle 13.30-14. Buonanotte a tutti.